Ben ritrovati con Sveglia Trieste, un buongiorno a tutti e un buon martedì 2 marzo a tutti i nostri telespettatori. Vedete già dall'immagine a mio fianco la città che si illumina lentamente in questa mattinata. Allora approfittiamo per leggere la pagina meteo. L'anticiclone presente sull'Europa centro-meridionale continuerà a garantire tempo stabile fino a giovedì. Per oggi, martedì 2 marzo, cielo sereno al mattino sulla costa soffierà Borino, in quota le temperature saranno più miti dei giorni precedenti, con inversione termica e gelate notturne a Fondovalle. Temperature minime 4-7 gradi, massime 11-14 gradi centigradi. Andiamo a leggere anche le previsioni per domani. Mercoledì 3 marzo, cielo in prevalenza sereno, in giornata saranno possibili lievi velature e in pianura locali foschie notturne. Zero termico è previsto a 2500 metri di quota circa, con inversione termica notturna a Fondovalle. Temperature minime 4-7 gradi, le massime 10-13 gradi centigradi. In pianura e in montagna, logicamente, le temperature minime e le massime sono diverse da quelle della zona costiera Giuliana. Andiamo a leggere la prima pagina del quotidiano Il Piccolo in questo avvio di rassegna stampa. Allarme contagi nelle farmacie, al via i test rapidi. Questo è il titolo di apertura del quotidiano, con un allarme contagi che si ripete come titolo rispetto anche all'edizione di ieri, proprio perché è all'attenzione della regione l'andamento epidemiologico in Friuli Venezia Giulia. E quindi il secondo titolo: nelle farmacie al via i test rapidi. Fedriga, situazione molto preoccupante, ore decisive per la stretta. Trieste diventa apripista dei tamponi veloci, Federpharma che afferma già 25 adesioni. Questo, come detto, è il titolo principale. Poi quella mappa di Serbia e Kosovo che fa inciampare il mediatore dell'Unione Europea, con l'articolo a pagina 15. Paoletti, la mia area di ricerca, capitale dell'innovazione. Parliamo del Paoletti, dell'area di ricerca in questo caso. Altre notizie con la foto, il turismo, la toccata e fuga della nave orfana di croceristi. Molti l'avranno vista ieri, la MSC che era davanti a Piazza Unità a fianco alla stazione marittima, era ferma lì e quindi la nave da crociera poi immortalata e ripresa oggi dal quotidiano. Altro titolo anche abbastanza roboante: salta Arcuri, Draghi sceglie un generale per l'emergenza. Le mosse del Premier, il super commissario per l'emergenza Domenico Arcuri salta. Mario Draghi nomina il generale Francesco Paolo Figliuolo. E qui vedremo, qua c'è la foto del personaggio, poi vedremo anche gli altri dettagli nelle pagine 2 e 3. La politica ancora, la direzione Dem, il Partito Democratico dice sì alla vice segretaria, Serracchiani nel toto candidate. Le scelte del Movimento 5 Stelle, la battaglia degli espulsi proprio nel Movimento 5 Stelle, Grillo favorevole all'amnistia. Altri titoli: addio gite scolastiche, persi in 2 anni, 15 milioni di euro. Fra le cronache locali trova spazio anche la situazione scolastica, in particolare quella delle gite. Poi, trasbordo di migranti sul mare Ionio, Metz tra gli indagati e Renzo, l'intagliatore che ama il legno e possiede 193 pipe. L'articolo a pagina 29. Partito il cantiere in Passo Goldoni, traffico alla prova, sempre all'interno dei titoli di cronaca. Poi le storie: il figlio illegittimo degli Asburgo di nome James è accanto, il velista triestino diventato il Romeo dell'America, SCAP. Questi i titoli che chiudono la pagina del Piccolo di oggi. Come abbiamo visto alle pagine principali, la situazione epidemiologica a livello nazionale, con la ripresa delle scelte di Draghi. Lotta al Covid, Draghi licenzia Arcuri, al suo posto il generale degli Alpini, Figliuolo, nuovo commissario all'emergenza, il plauso di maggioranza e opposizione. Solo il Movimento 5 Stelle tace. La posizione di Salvini, un generale che all'estero si è occupato di logistica, farà meglio di Arcuri. Le parole di Matteo Renzi: la scelta di Draghi va nella direzione che Italia Viva chiede da mesi, bene così. Le parole di Nicola Zingaretti:
Figliuolo arriva in una fase cruciale di una lotta che vinceremo grazie comunque ad Arcuri per quanto operato. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ritorniamo tra poco con gli altri titoli e le altre notizie. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre all'interno del quotidiano locale Il Piccolo, con la pagina dedicata alle notizie regionali. Trieste fa da apripista per i tamponi rapidi effettuati nelle farmacie. Ieri i primi test della regione a offrire servizio 25 titolari, 7 nell'area esontina. Il costo è di 26 euro. Il target, chi deve incontrare persone a rischio o varcare il confine. Leggiamo le prime righe dell'articolo di Piero Tallandini. Trieste apripista in regione per l'avvio dei tamponi rapidi in farmacia. Ieri nelle farmacie del capoluogo giuliano i primi test, sono in tutto 25 coloro che hanno deciso di aderire nel territorio giuliano, ovvero un terzo dei farmacisti in attività, anche se non tutti hanno subito potuto offrire tale servizio. Ci vorranno ancora un po' di giorni prima di entrare a regime. Intanto è stato risolto il problema principale, che era di natura tecnica, il collegamento fra le farmacie e la piattaforma informatica per il tracciamento dei dati. Alla fine con Insiel è stata trovata una soluzione per garantire un collegamento funzionante e permetterci di cominciare, spiega Marcello Milani, segretario regionale di Federpharma e referente provinciale per Trieste. Da ricordare infatti che è essenziale notificare nel più breve tempo possibile all'azienda sanitaria l'esito del test in caso di positività. Materialmente a eseguire i tamponi sono degli infermieri esterni messi a disposizione da una società del settore, che però non possono bastare per tutte le farmacie. È chiaro però che questo sistema non è il migliore, osserva Milani, perché l'infermiere non può essere presente sempre ma solo in determinate fasce orarie. Ecco perché sarà fondamentale che, oltre a utilizzare operatori esterni, si possano presto autorizzare e formare gli stessi farmacisti. Queste le prime righe dell'articolo, giusto per dare un tanto di chiarezza su quello che poi sarà anche il futuro del tracciamento in regione, che si amplia anche, come vediamo dal titolo, con le farmacie. Rispetto ad altri siamo in ritardo e sulla norma non c'è chiarezza. Il responsabile della farmacia Picciola: non si capisce chi deve eseguire il tampone, se non posso farlo io non prenderò personale. Spese alte, dice proprio Massimiliano Duban, non tutti possono installare un gazebo oppure hanno a disposizione locali grandi a sufficienza, perché poi, come abbiamo letto, bisogna creare gli spazi anche per poi gli specialisti, questi farmaci, questi infermieri che prestano tale servizio all'interno delle farmacie o in zone esterne, qualora fosse possibile installarne una. I numeri del contagio all'inizio pandemia, dalle mini zone rosse alle scuole chiuse, si decide sulla stretta. Questi i titoli della pagina successiva, e qui ci sono i numeri del contagio. I positivi del tracciamento registrato ieri sono stati più 172, di cui più 92 nella provincia di Udine, più 6 in quella di Pordenone, 31 in quella triestina e 41 nella provincia goriziana. Due residenti fuori regione, il tasso dei positivi sui test molecolari, che sono stati 1587, quindi questi sono i tamponi molecolari, i positivi erano 145, quindi il 9,14%, i positivi ai test antigenici 27 su 460, ovvero il 5,87%, quindi il totale fra i test molecolari, i tamponi molecolari e quelli antigenici dà il totale dei positivi su entrambe le categorie di test. I decessi sono stati 3, uno nella provincia di Udine, uno in quella di Trieste, uno in quella di Gorizia. In terapia intensiva sono ricoverate 62 persone, più 1 rispetto al giorno prima. Sono 12 in più i ricoverati in altri reparti, che quindi sono 373 persone in ospedale. I clinicamente guariti in totale sono 61.964, i clinicamente guariti 2014, in isolamento ci sono 9.727 persone. Le posizioni dei sindaci e del presidente della regione, Roberto Di Piazza, va scongiurato uno nuovo stop totale, dice Di Piazza. Sì alle restrizioni in base alla mappa, è favorevole a quest'idea il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Ok alla prudenza, ma non si esageri.
Le parole di Anna Maria Cisinta, sindaco di Monfalcone. La regione al lavoro con i tecnici per definire le limitazioni in chiave anticontagio. Federica non esclude alcun provvedimento. La situazione è allarmante, le parole del presidente regionale Federica. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, utilizzare i vaccini accantonati. Le parole del primo cittadino di Udine. Poi chiediamo, ci sia equilibrio, siamo già stati penalizzati. Il presidente di Confcommercio invita a non accanirsi ulteriormente su terziario e ospitalità, i settori finora più colpiti. In gioco non c'è solo il lavoro, a livello psicologico tutti sono molto molto stanchi. Il molto molto lo aggiungo io. Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, misure mirate per situazioni diverse. Questo è quanto chiede il primo cittadino di Pordenone, sulla scia di quanto poi aveva detto anche Rodolfo Ziberna, e quindi di cercare di, passatemi il termine, distrettualizzare la mappa dei contagi e quindi prendere misure ad hoc per quei territori, come d'altronde è stato già fatto in Italia, in alcune province della Lombardia e in alcune regioni dove determinati luoghi sono stati istituiti a zona rossa o a zona arancione o arancione scuro, poi adesso i colori si stanno cominciando a ampliare con le tonalità, e non penalizzare un'intera regione evidentemente per un problema che può essere focalizzato solo in un'area ben precisa. Si segue il modello lombardo con interventi differenziati, quanto ho appena detto io lo leggiamo anche da questo titolo. Il numero uno degli artigiani mette in guardia dai rischi di provvedimenti generalizzati, le imprese non reggerebbero l'onda d'urto di un eventuale secondo confinamento, dice Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato del Friuli Venezia Giulia. Poi ok alle chiusure in zone circoscritte, Manuel Pilleroffer, la soluzione migliore sono zone rosse circoscritte, dice il sindaco di Sappada. In questo caso penso che il coro sia unanime, quello di un intervento mirato e non generalista. Siamo alla politica nazionale, vediamo i titoli. Zingaretti, primarie nel 2023, basta liti. Noi saltiamo però la pagina nazionale perché andiamo in quella locale o comunque quella che riguarda Trieste, poi la rassegna stampa nazionale la facciamo tra poco con gli altri quotidiani. Intanto vediamo, possiamo lasciarla, un po' di foschia che inquadra il castello di Miramare. La giornata però, vi anticipo, come da previsione, come anche poi si può vedere dal cielo di questa mattina, si prospetta decisamente gradevole, un po' di vento, ma nulla di troppo fastidioso per le persone che vogliono impegnarsi in una passeggiata. E qui l'immagine che poi sullo sfondo vediamo anche un po' di montagne innevate, questa videata della telecamera di Tele4. Migranti a bordo in cambio di soldi, inchiesta sui vertici della mare Ionio, indagato anche il triestino Mezza sotto accusa l'aiuto a 27 profughi soccorsi prima da una nave danese. In questo caso dunque c'è anche un triestino fra gli indagati per la mare Ionio, si tratta di Metz. Andiamo avanti con i titoli del piccolo, facciamo un salto direttamente alla cronaca locale. Come abbiamo visto dalla prima pagina, 2 anni senza gite scolastiche, in città persi 15 milioni di euro, alberghi, locali, imprese di trasporto, musei, agenzie di viaggio, attività private di una fetta di mercato. Prima dell'era Covid le stanze degli hotel erano occupate da una media di 1000 studenti totali per 90-100 giorni. 70 euro, questa è la cifra indicativa che ogni ragazzo lasciava dal territorio quotidianamente. Arrivi da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Puglia e Campania, registrati fino al 2019. Poi lo stop dell'anno scorso alle attività delle gite scolastiche, come logico che abbiamo vissuto, e quindi, come dice anche Licio Bossi, incassi spariti. Ormai i gruppi sono un miraggio, non se ne vedono da oltre un anno e fino al prossimo sarà dura. Licio Bossi gestisce quel giorno a Trieste il negozio di souvenir via Rossini, lungo il canale di Ponte Rosso. Le scolaresche rappresentavano il mio fatturato da marzo a maggio, testimonia, e ora è sparito tutto, siamo nel panico. I ragazzi spendevano dai 5 ai 20 euro a testa per conservare un ricordo oppure per portarne uno a genitori o a nonni. È chiaro che questa situazione è esplosa praticamente un anno fa, ha messo in crisi determinati settori più di altri
e quelle che potevano essere delle, chiamiamole, certezze o consuetudini ben consolidate da parte di alcuni esercenti sono sparite di colpo. Quella dei souvenir è un esempio, gli alberghi ne sono un altro e poi ce ne sarebbero tanti tanti altri che potremmo menzionare. Oggi il piccolo li ricorda, a parte gli alberghi, i locali, le imprese di trasporto, i musei, le agenzie di viaggio, anche quelle sono state fermate praticamente in tronco. Le crociere, MSC intende inaugurare l'annata crocieristica triestina sabato 27 marzo con opera TTP, sta già predisponendo l'organizzazione della giornata. Sono una trentina le strutture alberghiere che ospitavano gli studenti delle gite scolastiche, spiega Guerino Lanci, presidente di Federalberghi. A Trieste la parte del Leone con gli studenti la fanno la Risiera di San Sabba e la Foiba di Basovizza. Così l'assessore comunale a Cultura e Turismo, Giorgio Rossi, proprio rispetto alle tappe che seguivano gli studenti in visita a Trieste, poi ovviamente anche i due castelli, quello di Miramare, che noi vediamo anche da qui, e quello di San Giusto, che noi anche vediamo da qui, ma in questo caso la telecamera non è puntata sul castello di San Giusto. Una nave bianca rispunta sulle rive, come abbiamo visto anche dalla prima pagina del piccolo. Poi Petrolavori scommette sul futuro con due stelle del rating Legalità, la società con sede a San Dorligo della Valle. Lara Radin ha ereditato dal padre il timone dell'azienda. Lui un esempio di correttezza e generosità. Cancellata l'ombra dell'interdittiva del prefetto, legata a fatti molto datati. Altri titoli, festa in casa, siamo alla cronaca, festa in casa Sgonico, multati dai carabinieri, 10 minorenni dopo la segnalazione di una famiglia. Forse in questo caso abbiamo un servizio che possiamo sentire, anche perché è un fatto che poi ad analizzarlo anche così è anche curioso, è quello proprio della festa in casa con questi 10 denunciati. Come abbiamo visto, siamo a Sgonico, la segnalazione di una famiglia. Sentiamo di più nel servizio. Fuori casa, oltre il coprifuoco, per un festino tra amici. In 10, tutti minorenni, sono stati sanzionati. Doveva essere una festa tra sole amiche in una casa a Sgonico, approfittando dell'assenza dei genitori, ma qualcosa è andato storto. È cominciato un passaparola che ha fatto affluire altri ragazzi al festino in casa. A mezzanotte tra di loro è iniziato un battibecco ed è scattato il litigio. Uno dei ragazzi, stufo di partecipare alla festa, ha chiamato i genitori per farsi venire a prendere. La difficoltà a trovare la casa, in una zona evidentemente poco conosciuta da chi si è recato alla festa, ha fatto scattare la chiamata ai carabinieri da parte del genitore alla ricerca del figlio. La pattuglia dei carabinieri di Barcola, allertata del fatto, ha trovato subito il posto, pizzicando tutti i ragazzi coinvolti ben oltre l'orario di coprifuoco e lontani dalle loro residenze. Tutti e 10 i minorenni sono stati identificati e riconsegnati ai loro genitori. Ai ragazzi è stata comminata la sanzione per il mancato rispetto delle norme antipandemia. Fra i primi commenti che si possono fare a questo servizio è: ma i genitori non si erano accorti che i figli potevano stare fuori casa, oltre al coprifuoco? Però questo è uno dei commenti più consueti che si leggono soprattutto nei social network quando emerge la notizia sotto le pagine varie, quelle di Tele4, quella del piccolo, quella di Trieste Prima, eccetera eccetera. Andiamo a leggere gli altri titoli. Il campione a fianco dei bimbi malati di Smato, Nut, in campo per un piccolo monfalconese. Qui la foto proprio di Stefano Tonut con il padre del bimbo, da oltre 3 anni convive con una malattia più grande di lui, una di quelle che non lasciano spazio alla speranza, la SMA 1, atrofia muscolare spinale, patologia rara, neurodegenerativa, che costringe chi ne è affetto al progressivo indebolimento dei muscoli, mina la respirazione autonoma, la deglutizione, l'utilizzo degli arti inferiori. Ma ora, assieme a questo bimbo monfalconese e ai suoi genitori, lotta per la vita anche un campione del basket, Stefano Tonut, 27enne, cestista della Reier Venezia. Ieri in municipio ha abbracciato il piccolo, eppure mettendoci la faccia, la campagna di aggiornare i requisiti di accesso a un farmaco che potrebbe cambiare il finale di questa storia. E quindi un plauso anche a Tonut per questo gesto di solidarietà. Perseguitò una barista, condanna in Cassazione, la sentenza definitiva a carico di un uomo di 44 anni. E poi individuato a Servola il lanciatore di rifiuti. È un residente scoperto grazie alle telecamere, è stato individuato il lanciatore seriale di immondizia che nel mese di febbraio ha lordato ingressi, giardini e androne di Servola,
Si tratta di una persona residente in zona che è stata individuata grazie all'ausilio di telecamere a circuito chiuso private presenti nel rione. Andiamo alla pagina seguente. Perizia su Meran, slitta la decisione in aula. Rinviata al 29 marzo l'udienza sulla capacità di intendere e volere per gli esperti, condizioni di salute da verificare dopo il TSO. Il procedimento sull'omicidio dei poliziotti dopo l'omicidio dei poliziotti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta in questura, che tutti noi ben ci ricordiamo purtroppo. Andiamo a sentire le parole della madre di Meran, che ieri era a Trieste proprio per questa udienza. Si sente personalmente il peso di quello che ha fatto suo figlio? Sono morta anch'io quel giorno. E tutta la mia famiglia distrutta anche. La voce rotta dai singhiozzi, le lacrime che iniziano a scorrere sotto la mascherina, quelle di Betania, la mamma di Alejandro Augusto Stefan Meran, l'assassino dei due poliziotti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta, che sparò ripetutamente contro i due dopo averli derubati delle armi di servizio il 4 ottobre del 2019. Si sente di dire qualcosa alle mamme e ai papà di quelli che sono morti, dei ragazzi morti? Non mi stancherei mai di chiedere perdono per questo, però mio figlio è malato. La donna racconta frammentariamente le sue verità nell'anticamera dell'aula di Corte d'Assise di Trieste, dove è in corso l'incidente probatorio per discutere gli esiti della perizia psichiatrica sul dominicano recluso al carcere di Verona. Betania vorrebbe entrare ad assistere, non sa che il figlio non c'è e non verrà nemmeno sentito in videoconferenza. Non so nulla. È preoccupato per suo figlio? Certo. L'ha sentito qualche volta, non posso parlare? Più di 2 mesi che non sono. Il giudice Massimo Tomassini non acconsente al suo ingresso in aula. Betania e la sua accompagnatrice vengono scortate fuori dall'ingresso carraio di Palazzo di Giustizia. È evidente che la donna aspetta di vedere il figlio, anche solo un istante, da 2 mesi non lo sente, sa delle cure a cui è sottoposto ed è evidente, vive nell'angoscia. Non si arrende di fronte all'evidenza, cammina avanti e indietro lungo via del Coroneo, nella speranza che prima o poi appaia un furgone carcerario blindato con Augusto all'interno. Ma non apparirà mai, mentre la donna ci ripete anche lungo la via di sperare ormai solo nell'intervento di Dio, nella giustizia divina. Affido alla giustizia divina perché la dell'uomo non lo so. Lei si confida in Dio? Questo quanto raccolto ieri da Marco Stabile in tribunale. Torniamo alle notizie del piccolo. Lavori Passo Goldoni ristretto, rischio code verso via Carducci, Acegas APS AMGA ha dato inizio all'intervento che proseguirà per 1 mese, operazione in 4 fasi per posare la nuova condotta e contenere i disagi. Ecco, questo è il tratto di strada, quindi chi è solito percorrerlo faccia attenzione, perché ci saranno delle situazioni di ingorgo inevitabili proprio perché la carreggiata viene ristretta, quindi pensare a quando si è alla guida eventualmente un percorso alternativo se è possibile, così da non restare troppo tempo in macchina in attesa. Altre notizie per manutenzione: via Ghiberti chiusa fino all'8 maggio, ok solo ai residenti. E vado alle altre notizie in breve. Le donne e il lavoro, focus di un'altra città, incontro online giovedì. Poi ambiente e fondi europei, priorità di progetto FVG, l'agenda della civica per Trieste e Muggia, ieri una conferenza. E zona franca integrale per il porto, azione e D'Agostino in pressing. Il capo dell'autority, in appoggio all'interrogazione parlamentare del partito di Calenda sull'assenza di Trieste nella lista per l'Unione Europea, e ieri c'è stata la conferenza del movimento Azione. Forza Italia Lega, pace fatta, Polidori resta in pole position, il vice sindaco di Trieste, io ci sto ma basta Franchi Tiratori, Fratelli d'Italia non esclude un proprio candidato, la giungla delle civiche, siamo a Muggia, il vertice del centrodestra ha portato ad alcuni chiarimenti fra le parti, non è emerso ancora un nome. Come leggiamo, Polidori resta in il favorito per ricoprire il ruolo di candidato sindaco per il centrodestra a Muggia. Non si esclude che Fratelli d'Italia voglia proporre un nome nell'alveo del proprio movimento. Il vice sindaco del comune di Trieste è candidato in pectore della Lega in questa foto. Sotto, la parlamentare e coordinatrice di Forza Italia Sandra Savino,
protagonisti di questo vertice, o comunque oggetti di questo vertice di ieri. Buoni spesa in Riviera, via l'iter delle richieste per la tranche di Pasqua, aperti i termini per la presentazione dei moduli. Parliamo dei buoni spesa e parliamo di Muggia. Poi cani lupo liberi di girare, si muove il comune, siamo a San Dorligo della Valle, avevano sbranato un capriolo a San Giuseppe. La direzione Asugi alla ricerca del medico di base per Prosecco. Dopo l'incontro tra il direttore generale Poggiana e i rappresentanti della circoscrizione, in questa foto oltre al direttore Poggiana anche Maia Tenze proprio della circoscrizione, e quindi nella pagina successiva carte autosanificanti e mazzi in quarantena, così nei bar resiste il rito della briscola, lo vediamo in questa foto, in queste foto, le sfide di oggi e quelle libere prima del Covid, quelle di oggi con mascherina e tutti gli attrezzi di sanificazione del caso, quelle di prima, al consueto, con la libertà di poter giocare spensierati senza questa spada di Damocle del virus che ci pende sulla testa. Il re di coppe Mario Vellici, ricordato per i suoi 100 anni, messa per il noto esercente morto 3 mesi fa. Nella pagina successiva ci sono gli appuntamenti, ma vediamo anche, per quanto concerne Duino, la promozione del premio di poesia multilingue intitolato a Rilke. L'iniziativa si articola in 4 sezioni, le premiazioni previste per il 5 di settembre. Vediamo un paio di titoli nazionali, lo vediamo a partire dal Corriere della Sera, poi si aprirà magicamente anche il Sole 24 Ore. Emergenza, rimosso Arcuri, stretta in Lombardia, in arancione rafforzato Cremona, la provincia di Como e altri 48 comuni. Come dicevamo prima, ci si attrezza in questa maniera, quella di distrettualizzare le zone colorate, arancioni, arancioni scuro, rosse, che sia, per limitare i danni in una zona ben precisa. Al posto del commissario è nominato il generale Figliuolo per spingere sui vaccini. Speranza avverte, la curva sta salendo, bisogna essere molto molto cauti. Poi io e il Golden Globe, ho dato voce a Sofia, qui la foto Laura Pausini con Io sì ha vinto il Golden Globe per la migliore canzone originale. Il brano e la colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sofia Loren, e qui proprio il volto di Laura Pausini, fiera di questo premio. Giallo di Ilenia, la pista delle chiavi duplicate, le indagini a Faenza con le notizie di cronaca, il manager licenziato, torniamo su Arcuri, banchi, primule e altri errori, caduta di un re. Poi Alpino in trincea, dal Kosovo a Bergamo, il sostituto Francesco Paolo Figliuolo, 59 anni, che prende il posto di Domenico Arcuri, e il curriculum che lo accompagna nelle sue missioni, come abbiamo visto, dal Kosovo a Bergamo, più poi altre operazioni sia nazionali che internazionali. Tra le macerie, i cristiani che aspettano Papa Francesco, il reportage dall'Iraq, la nuova stagione invece, l'articolo di fondo di Fiorenza Sarzanini, ancora la condanna di Sarkozy, Carla lo difende e accanimento 3 anni, chiedo scusa, sapevo si apriva, però poi il Sole 24 Ore, 3 anni per corruzione. Chiude Renzi e la mossa del cammello, Massimo Gramellini nella rubrica Il caffè. Ci fermiamo per la pubblicità, rivedremo i giornali durante tutta la mattinata, breve pausa, ci vediamo tra poco. Buongiorno dunque, ben ritrovati con Sveglia Trieste, siamo in compagnia dell'assessore comunale a patrimonio e gestione degli impianti sportivi Lorenzo Giorgi, video collegato con noi. Buongiorno assessore. Buongiorno, un saluto a tutti gli amici in collegamento e a tutta la redazione di Tele4. Buongiorno a lei. Dunque, io parto subito con un po' di mail che sono arrivate e a cui possiamo dare risposta. La prima in realtà è un richiamo a una conferenza stampa della Federazione del Territorio Libero di Trieste, che giovedì 4 marzo alle 9 manifesterà in Foro Ulpiano davanti al Tribunale per solidarizzare con i fratelli del Territorio Libero di Trieste, cittadini perseguitati dallo Stato occupatorio italiano, auspicando un'informazione libera e pluralista
si confida nella presenza numerosa di giornalisti. Questo ci manda Giorgio Marchesic. Poi, cosa ci scrive Piero? Buongiorno, quattro domande sulla situazione Covid. Di chi la responsabilità della fallimentare campagna anti-Covid? Perché i vaccini russi vengono boicottati? Perché chi, come ad esempio Zaia, ha trovato i vaccini sul mercato non è stato ascoltato? E per concludere, perché sono stati elargiti denari per bonus inutili anziché essere usati per l'acquisto dei suddetti vaccini? Credo che l'economia del paese ne avrebbe guadagnato. Grazie all'attenzione, ci scrive Piero. Allora, se vuole dare un giudizio, assessore, a livello generale della pandemia e anche delle domande che ci pone questo telespettatore, io associo anche la domanda, più che altro una considerazione da parte sua, e poi prometto che andiamo sui temi locali che forse interessano più persone a Trieste e di più i nostri telespettatori, anche un giudizio sulla revoca di Arcuri. Allora, parto dall'ultima domanda fatta dal gentile telespettatore, che inquadra sicuramente una situazione che continua ad essere comunque preoccupante, al di là di tutto. Il fatto che siamo qui, che ancora siamo a distanza e non sono in studio, è una scelta di rispetto sempre anche verso le altre persone che lavorano. L'ultima domanda parla di bonus inutili. Certamente ci sono stati quelli utili e quelli meno utili. Probabilmente comunque non bisogna dimenticare che una delle più grosse ripercussioni che questo Covid fa, al di là della situazione sanitaria, è quella dal punto di vista lavorativo. Allora, se certamente 2 miliardi, con tutto il rispetto per bici e monopattini elettrici, non sembravano proprio la scelta migliore, magari il bonus sulle ristrutturazioni edilizie, il super bonus, ha permesso di creare decine di migliaia di posti di lavoro e ha messo un po' in piedi l'economia. Indubbiamente, e anche qui il licenziamento di Arcuri dimostra che c'è stata una politica comunque fallimentare dello Stato per quello che riguarda la lotta a questa pandemia. Vedete, io all'inizio ho evitato qualsiasi polemica perché oggettivamente il mondo si trova in difficoltà, oggettivamente la situazione non è di facile risoluzione, però indubbiamente il tocco importante del nuovo Presidente del Consiglio e di questo governo è di provare a ripartire con serietà, con persone che possano chiacchierare di meno e dare più risultati. Zaia è uno dei presidenti, direi, più non tanto più amati, ma davvero più intraprendenti sul territorio, per cui complimenti a lui. Io credo che potrà essere nel futuro un importante punto di riferimento, a prescindere dal partito e dall'area politica, per quello che può essere lo sviluppo della amministrazione politica nel nostro paese. Vaccini russi o altre cose, qui vado in difficoltà, però indubbiamente serve un cambio di passo. Draghi credo che lo sta provando a dare proprio con il nuovo incarico che è arrivato e di cui insomma abbiamo saputo ieri. Andiamo a leggere altro, in questo caso però torniamo in qualche modo a Trieste. Rinnovo la mia richiesta all'assessore Giorgi sulla situazione dell'ingresso, scale e corridoi per entrare alle palestre del Rocco, che vengono, non dico sanificate, ma nemmeno pulite da mesi e mesi. Poi, oltre a pulire, non si potrebbe rallegrare con qualche murales quei muri grigi che fanno tanto risiera? Per ultimo, la manutenzione delle palestre e la situazione dei parquet, ci scrive un telespettatore. Allora, sì, c'è stata, presumo che sia lo stesso cittadino che mi ha scritto. Io sono andato in sopralluogo proprio ai corridoi dello Stadio Rocco, dove ci sono, magari i triestini non conoscono, ma sotto a Rocco, tra Rocco e il Grezza, si intersecano una serie di strade, stradine, corridoi che portano a diverse palestre dove ancora oggi i nostri ragazzi fanno attività con la scuola, fanno attività con le società sportive, seppur con le limitazioni dell'impossibilità di utilizzare gli spogliatoi. Ed oggettivamente ho verificato che c'è una situazione dove la ditta non ha fatto un gran intervento. Vero è che noi ci siamo concentrati molto sulle sanificazioni, che paghiamo direttamente come amministrazione comunale con uno sforzo economico non da poco, sia per quello che riguarda le palestre del Rocco che le palestre del Palacchiarvole, che abbiamo in gestione diretta, per cui probabilmente qualche problema c'è stato. Ho già parlato con il dirigente con cui ci siamo confrontati e quindi a breve verrà fatta anche una pulizia
più attenta di quelli che sono i corridoi che portano ai vari spazi sportivi sotto lo Stadio Rocco. Indubbiamente grigi e brutti, su questo non c'è alcun dubbio. Diciamo che in questo momento i fondi delle casse si stanno così concentrando su altre cose. Indubbiamente servirebbe avere tanti soldi per fare tanti interventi, però credo che sullo sport 27 milioni e mezzo spesi da questa amministrazione che continua ad investire, insomma, lo vedete e lo avete visto anche nei giorni scorsi, l'importante collaborazione ed aiuto che diamo ora alla Pallacanestro Trieste che continuerà ad operare nella nostra città. Abbiamo raggiunto un importante obiettivo, un importante accordo per far sì che il comune si faccia carico di tutta una serie di restyling, abbellimenti e ammodernamenti fatti al Palla Trieste, che resta di proprietà dell'amministrazione comunale dei triestini, permetterà comunque alla pallacanestro di uscire da un momento di difficoltà oggettivo che tutto lo sport ha, ma io credo che sullo sport si possa dire poco. Certo, all'assessore Giorgi che gestisce gli impianti sportivi e che è grande amante dello sport, se arrivassero qualche milione di euro all'anno per poter integrare con nuove strutture, mancano sicuramente 3 campi da basket e 3 campi da pallavolo, quindi sostanzialmente 4-5 palestre per dare un servizio che io ricordo però conta su 57 impianti sportivi nella nostra città, che continua a essere una delle città col più alto tasso di sportività. Avrete visto probabilmente ieri su un altro media, io sto per portare, dopo aver avuto l'approvazione all'unanimità la Della scorsa delibera, sì. settimana della delibera, che andrà comunque ad incidere non poco sulle migliorie degli impianti sportivi a Trieste, beh, io a breve porterò un'altra delibera consiliare per abbassare ulteriormente le tariffe delle palestre, e saremo, se non lo siamo già, la città in Italia con tariffe comunali più basse per le palestre. Tanto per dirvi, la categoria C passerà a 2 euro all'ora, cioè poco più che un cappuccino, perché questo è il costo. Per far sì che le società sportive possano al più presto ripartire e continuare a fare attività per i nostri giovani, ricordando che lo sport è colonna portante della nostra società, e anche per ovviare a tutta una serie di problematiche che sono venute fuori nella gestione degli impianti sportivi. E a me piace ricordare lo storico presidente Felluga che dal CONI inventò la tergestina 25 anni fa, e questa gestione fra il comune e questa ASD ha permesso di risparmiare 12 milioni di euro, 12 milioni di euro di soldi pubblici nella gestione in questi anni. Certo, con qualche problematica nel rapportarsi con i custodi, tutta una serie di situazioni tecniche che oggi ci portano a dover fare una modifica, a riprendere in mano la gestione degli impianti sportivi, ma io credo che con queste tariffe e con questo modo ci sarà sempre più possibilità per tutti di fare sport. Poi ne parliamo di nuovo, magari con altri spunti. Intanto sentiamo una telefonata. Buongiorno. Pronto? Buongiorno, sono in linea. Sì, buongiorno, prego. Buongiorno, volevo, Ci dica. mi chiamo Fabio Battellini, Sì. mi interessava fare un discorso, intanto ringrazio Telequattro Grazie a lei. per l'ospitalità che sempre gentilmente mi concede, e ringrazio anche l'assessore Giorgi per il suo, chiedo scusa, Prego. non è Covid, è la No, a me lo lucidità, dice, guardi, ogni per la mattina. sua presenza. Sempre preziosa. Il mio è un discorso molto generale e generico. Più che altro volevo esprimere una grossa preoccupazione per quello che sta accadendo in Italia riguardo al virus, insomma, alla Sì. pandemia e alla gestione di questa pandemia, perché non mi permetto di criticare né il governo né nessun altro, però paragonando il nostro paese agli altri paesi europei mi sembra che siamo molto molto indietro, messi molto male, e sono molto preoccupato per l'aumento dei contagi esponenziali e per le eventuali chiusure che dovessero esserci. Ringrazio l'assessore Giorgi, ringrazio ancora Telequattro Grazie. e ascolto la TV. D'accordo.
Grazie per la sua telefonata che in pratica ha portato la sua preoccupazione alla luce insomma, della nostra trasmissione per il rialzo dei contagi, preoccupazione che leggiamo anche dal quotidiano oggi, ma era così anche ieri, è una preoccupazione condivisa anche dal Presidente della Regione, dall'assessore alla Sanità Riccardi, quindi è un qualcosa di tangibile anche da parte di chi poi sarà tenuto a prendere delle decisioni, e ce le aspettiamo nelle prossime ore, di maggior prudenza rispetto alla, chiamiamola zona, insomma, rispetto alla zona gialla attuale, dai, diciamolo pure fuori dai denti, ecco, assessore. Ma io direi di sì, che il cortese telespettatore ha centrato il problema. Cresce la preoccupazione ogni qualvolta siamo lì ad abbassare un po' la guardia, e parlo come cittadini, non come amministratori. Arriva poi la bastonata, e purtroppo questo è un dato oggettivo. Per cui io credo che in qualche maniera, allora, sicuramente ne usciremo. Sicuramente la questione dei vaccini piaccia o non piaccia a qualcuno, è l'unica strada maestra che ci porterà pian piano fuori da questa situazione paradossale, secondo me parificabile a una terza guerra mondiale. Seppur non combattiamo fortunatamente fra di noi, almeno in questo momento, per noi popolo, razza umana, combattiamo contro un nemico molto, molto più difficile da scovare. Però indubbiamente l'attenzione massima deve continuare ad esserci, pur con tutte le difficoltà, i fastidi, il non capire certe regole, perché il Covid fino alle 11 non sta in piedi nei bar, poi bisogna stare seduti perché il Covid è dentro. Cioè, tutte delle cose che a volte rasentano, non dico l'incredulità, perché se dobbiamo parlare di assembramenti, io credo che cambi poco in certi momenti della giornata utilizzare o meno una sedia all'interno dei bar. Ma al di là delle cose che ovviamente sì, poi che colpiscono anche, come diciamo prima, quello che è il lato economico, indubbiamente la preoccupazione per dei dati oggettivi che continuano a salire. Io sempre qua e dico, però questa è una cosa, al di là che io dico sempre che la mia è molto bella, alla barba e tricolore, che insomma fanno parte della nostra storia e del nostro cuore, però questa va sempre indossata quando siamo in pubblico e quando siamo all'aperto. Vanno sempre tenute le distanze, cioè quelle regole che ormai siamo abituati ad avere, che tristemente magari i bambini piccoli oggi riconoscono come normalità, e normalità non è, dobbiamo ancora tenerle ben presenti, perché se no siamo sempre qua, se no se troviamo fra un anno con Bernardo che sarà sempre uguale, l'assessore Giorgi più vecchio, se sarà ancora assessore non si sa, e non dipenderà da lui, però a dire le stesse cose, beh, insomma. Vediamo di fare il nostro, e poi che chi ci governa, e soprattutto la parte che riguarda chi studia e cerca di combattere questa che è effettivamente una guerra, possa insomma venirne fuori in qualche maniera. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, ieri citava che per quanto riguarda la Croazia, no? Sì. Volevo sapere, io ho fatto il primo dose e la seconda dose. Mi hanno rilasciato un tesserino, ma bisogna fare anche il tampone per andare in Croazia? Volevo sapere soltanto questo motivo, che nessuno dice niente, se è valido sì o no. Eppure se uno è di giù, no? Della Sicilia, può andare giù con questo tesserino, oppure bisogna rimanere sul posto? Ok, Grazie mille, grazie, 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 buon buongiorno. lavoro. Grazie. Grazie. No, per adesso non ci si può spostare dalle regioni salvo motivi di salute, di urgenza o un ritorno presso la propria abitazione, motivi di lavoro. Quindi non si può andare in Sicilia come non si può andare in Croazia, ripeto, salvo determinate circostanze che hanno anche a che fare con una manutenzione di un immobile o comunque motivi di necessità e urgenza. Per quanto riguarda le regioni, lo spostamento non prevede un tampone quando si rientra in queste categorie di possibilità di andare dalla Sicilia al Lazio, al Veneto, indifferente quale delle regioni o province autonome italiane, da un lato. Dall'altro, per andare in Croazia, la Croazia richiede un tampone
fatto in Italia nelle 24 ore precedenti l'ingresso, ho subito sul posto con l'appuntamento di una struttura per appurare che si sia negativi al tampone stesso. Queste sono le regole che poi sono leggibili dal sito del Ministero degli Esteri. Giorgio, ho risposto io per veci sua, mi scusi, ma visto che sono domande ricorrenti, allora ormai ho preso il callo. Ma anche perché, come dico sempre, è giusto ricordare che Tele4 fa un lavoro straordinario, non solo dal punto di vista giornalistica, ma di servizio quotidiano alla cittadinanza, e questo fa parte, insomma, del vostro lavoro, e quindi soltanto rinnovare i complimenti e i ringraziamenti a nome della cittadinanza. Grazie, Assessore. Le leggo altre mail. Buongiorno Sveglia Trieste, viste le telefonate dei cittadini e mail che Sveglia Trieste riceve ogni giorno per quanto riguarda i problemi delle manutenzioni di tutti i rioni di Trieste, specialmente delle periferie. Credo che questa giunta e il sindaco non abbiano brillato negli ultimi 5 anni. Allora non resta che cambiare. Come viene detto, scopa nuova, scopa bene, ci scrive Nevio. Vabbè, Nevio, poi sono gusti, no, battute a parte, non lasciare mai la strada per un altro, è un altro detto, ma insomma, il concetto è che, guardate, ci si scontra sempre con quella che è la quotidianità, le problematiche, la burocrazia. Io credo invece che questa amministrazione, che il sindaco di piazza rappresenti qualcosa di più per la città, per la sua intraprendenza, per il suo modo di affrontare i problemi, per la sua dinamicità, per la sua quotidiana ed assoluta testardaggine a cercare di risolvere le problematiche, a cercare di risolvere. Guardate, spesso e volentieri non è, e questo vale per il sindaco di piazza come per altri, senza distinzioni di partito, spesso e volentieri ci si scontra con la follia della burocrazia tutta italiana. Io credo che potremmo fare 142 puntate di Sveglia Trieste per spiegare un po', e io rinnovo al telespettatore, passi come una giornata, non è un invito galante, ma è un invito per fargli cadere i capelli, se ne ha ancora, me sono caduti, perché è successo, io ho lanciato questa cosa, se vi ricordate, 3 anni fa, 4 anni fa da Tele4, un paio di persone sono venute per rendersi conto di quella che è la follia della burocrazia, quello che una virgola dentro una delibera blocchi tutto, quello che la logicità vada sempre contro a quella che è poi il riuscire a fare le cose. Per cui io credo che sono state fatte tante cose, perché forse si ha la memoria corta, ma il sindaco sta piano piano ripercorrendo quello che è stato il suo impegno, non solo in questi ultimi 5 anni, ma lo straordinario impegno del sindaco di piazza, che ha cambiato la città, piaccia o meno, ricordiamoci la città prima degli anni 2000 e guardiamo la città oggi con i dati su pedonalizzazioni, su turismo, su sviluppo, su recupero di un'area. Io in questo momento mi trovo a casa mia, sto a Borgo San Sergio. Pensiamo a Borgo San Sergio 25 anni fa, guardiamola oggi. Pensiamo a quelli che sono comunque le modifiche, i cambi, io direi storici, che sono stati fatti in centro città. Pensiamo alle rive, pensiamo a tutti i lavori fatti con il Proust, pensiamo a quello che sta arrivando, perché piaccia o meno sono già stati assegnati e ormai pronti ad essere cantierati i lavori storici che sicuramente si attendono da anni, ma che sono in partenza, Piazza Foraggi piuttosto che Roiano, piuttosto che gli investimenti sulla sfortuna. Poi i rapporti come vanno fatti? Vanno fatti perché non è che spunta fuori un alieno e vuoi venire ad amministrare la città. In questo momento la prossima campagna elettorale, che inizierà, credo, è già iniziata, ma insomma, è già iniziata, probabilmente si protrarrà anche più a lungo. E si protrarrà più a lungo, ma credo che sarà una necessità proprio per le cose che dicevamo prima. Ma chi verrà a contendersi? Beh, verrà a contendersi il centrodestra, che ha governato 15 anni la città negli ultimi 20, il centrosinistra, che ha fatto 5 anni con Cosolini, e quindi bisogna poi paragonare quelle che sono state, no, le iniziative, i 5 anni di mandato fra questi ultimi 5 anni e i 5 anni precedenti, ad esempio. E poi ci sarà, bisogna per rispetto ricordare, ci sarà probabilmente un candidato del 5 Stelle, poi candidati che definiamo, non me ne vogliono, minori, ma che non hanno nessuna possibilità di andare a concorrere per il famoso ballottaggio, anche se io credo che una risposta importante del centrodestra possa evitare il ballottaggio al prossimo
alle prossime elezioni, cioè si possa andare a un'elezione diretta. Io mi auguro che il sindaco di Piazza abbia il riconoscimento della città per il lavoro che è stato svolto e per quello che è il futuro, a partire da un'idea diversa delle rive di Trieste che vanno sicuramente pedonalizzate per portare ancora di più, nell'ottica di un ritorno al turismo, uno straordinario skyline unico che si vede dal mare, immaginatelo senza macchine, per dire una delle tante cose, il completamento delle opere. Insomma, io credo che sia atto dovuto dal punto della vista della politica di dare il quarto mandato di Piazza per concludere un lavoro straordinario, come dice lui, ma perché oggettivamente è stato così. Poi la democrazia è bella perché non tutti possono essere d'accordo con me. Oh, andiamo ancora a sentire una telefonata, poi leggeremo altre mail che sono arrivate. Buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno a lei, prego. Sento lontananza. La sentiamo bene? Non la sento tanto bene. Noi sì. Ci dica, parli pure. No, allora, prima di tutto vi dico buongiorno Culotta e buongiorno al signor grande Giorgio. Buongiorno. Giorgio. Allora, volevo chiedere una cosa, anzi fare un appello. Sì. Allora, volessi fare questo appello a tutti i cittadini triestini che di Piazza ha fatto un lavoro meraviglioso e sta facendo tutti, e è un uomo stupendo, meraviglioso, mi voterò per lui, mi sono contenta di lui e è un uomo grande. Vi ringrazio e vi auguro una buonissima giornata a tutti e due. Grazie mille e buongiorno. Grazie. Allora, Assessore Giorgi, possiamo dire che la campagna elettorale è partita anche dai supporter delle varie fazioni, non soltanto dai, diciamo, politici o dagli aspiranti consiglieri, ma anche dai telespettatori che vogliono farsi parte attiva di un appoggio all'uno o all'altro candidato. Questa telefonata lo testimonia. Vado veloce con le mail, così non perdiamo altri spunti che ci arrivano dai telespettatori. Oh, allora, buongiorno, ho letto che al 24 marzo c'è un processo che dichiarerà che i tamponi sono farlocchi, processo d'urgenza dove saranno giudicate anche i DPCM di Conte, e allora attenderemo il 24 di marzo. Poi, buongiorno dottor Gulotta, volevo chiedere, sono un ragazzo di 68 anni, quando saremo vaccinati noi, poi quando date i comunicati dei contagi della regione non si potrebbe sapere quanti casi sono anche a Trieste? Sì, si può fare la divisione territoriale, casomai lo forniremo nel nostro bollettino. I tamponi alle persone che non sono rientrate ancora nelle categorie, perché adesso abbiamo visto prima i sanitari e le persone dentro le case di riposo, gli anziani, over 80, i dipendenti dell'università, il personale scolastico, le forze dell'ordine. Il prossimo passo, Assessore, probabilmente sarà anche una fascia di popolazione, dico per dire dai 65 in su, una cosa del genere, dai 65 agli 80, insomma, si va a categorie, ecco. Poi tanto, ci dice l'assessore Riccardi, è dato dalla fornitura dei vaccini. Sicuramente sì, si andrà un po' con i gamberi a ritroso dopo che appunto sono state vaccinate le persone più anziane. Poi sapete che ci sono vari vaccini, certi sono fra virgolette consigliati, sembrava per gli under 55, ora mi pare che si andrà sugli under 60, per cui ci saranno varie campagne vaccinali, per cui al ragazzo di 68 anni che saluto con affetto posso dire di avere un po' di pazienza, perché indubbiamente le categorie a rischio e le categorie che quotidianamente sono al nostro servizio avevano correttamente la priorità, ma io come lui sono così in trepidante attesa, credo quest'estate, spero di rientrare in una delle fasce che possano in qualche maniera essere vaccinate, con la certezza che la vaccinazione sarà fatta per tutti gli italiani, e questo mi fa ricordare quanto sia importante ancora oggi tenere un po' duro e sperare che poi appunto in qualche maniera al più presto non ci siano problemi di mancanza di produzione di dosi eccetera eccetera. Anche qui indubbiamente si muove una situazione economico-sanitaria in questo caso che fa venire i brividi, se pensate un po' a quello che costa un vaccino e quella che insomma la produzione, però insomma teniamo duro, poi che siano russi, cinesi, triestini, per far magari piacere a Markesic, o che arrivino dagli Stati Uniti, l'importante è che funzionino e che siano, insomma, che siano al più presto la possibilità
di tutti i vaccinati. Leggo ancora una mail, poi andremo in pubblicità. Più interesse verso lo sport giovanile piuttosto che verso i professionisti. Quasi tutte le palestre triestine sono prive dei requisiti per ospitare pubblico, al netto che a oggi non si può. Nell'Isontino, per non andare lontano, tutte le palestre sono adeguate. Ci scrive un telespettatore: buongiorno a tutti voi, abito a Trieste ma ho anche casa in Carnia. Se la regione cambierà colore si potrà raggiungerle e stare una settimana? Questa è un'altra domanda che sommiamo alle risposte che daremo tra pochi secondi, quando rientreremo dalla pausa pubblicitaria. C'è da capire se la zona della provincia di Udine, che è quella maggiormente attenzionata, diventerà zona rossa o no, e là dipenderà la possibilità di spostamento oppure no nelle seconde case. Ci fermiamo, assessore, brevissima pausa pubblicitaria, lei si può prendere comodamente il caffè, ci rivediamo tra un attimo. Grazie. Di nuovo in diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia dell'assessore comunale a patrimonio, alla gestione degli impianti sportivi, Lorenzo Giorgi. Vedo altre mail che ci chiedono della Trivković, almeno l'oggetto della mail è quella. Vorrei sapere se abbiamo perso la speranza di vederla giù e se è vero che un nostro componente del PD ha fatto pressioni a Roma per non demolirla. Il progetto del sindaco era molto bello, peccato non poterlo attuare. Grazie, saluti Donatella. Verrà mai giù la Trivković? Invece ci scrive un'altra telespettatrice, quindi due mail sulla sala Trivković. Assessore, una risposta e poi andiamo alla telefonata. Sì, allora una risposta anche al cittadino di prima che parlava delle palestre del pubblico. Beh, oggettivamente ricordiamoci le differenze però, perché abbiamo una quarantina di palestre a Trieste e penso 8 o 9 a Gorizia, quindi c'è già una sostanziale differenza di numeri. Abbiamo le palestre che possono ospitare il pubblico, ma abbiamo una città che fa talmente tanto sport che abbiamo dovuto in qualche maniera mettere a disposizione le palestre scolastiche, perché non c'è pubblico nelle nostre palestre, sono palestre dedicate alle scuole, pensate, costruite e realizzate per fare l'ora di educazione fisica. Ma vista il grande movimento sportivo che c'è a Trieste, queste sono state poi vengono utilizzate nel pomeriggio, per cui indubbiamente non è pensabile di poterle così adibire a spazio per il pubblico, per cui io direi che dobbiamo continuare ad investire per migliorarle, per i servizi, per chi fa sport. Certo è bello che un genitore veda il ragazzino che gioca a pallavolo, ma è più importante che il ragazzino gioca a pallavolo, il genitore magari si beve intanto un caffè e lo aspetta. Meglio avere tanti spazi e forse a volte poco visibili che pochi dove si veda bene, ma magari qualcuno sta a casa a giocare con la PlayStation piuttosto che fare sport. Trivković, beh, guardate, è un problema appunto, come ha detto cortesemente la signora, che non ha colore politico. Ci siamo trovati in un muro di gomma, perché in qualche maniera ci sono stati dei passaggi incastrati male, non da parte dell'amministrazione ma da parte della sovrintendenza nei rapporti col ministero. Io so che passo lì davanti, noi abbiamo riqualificato la piazza, davanti c'è il portale storico d'ingresso al Porto Vecchio, su cui stiamo lavorando tanto, che il futuro dei prossimi 20 anni in cui verrà sviluppata la nostra città è trovarsi in mezzo a una sala Trivković impossibile da riutilizzare, dove si trova amianto all'interno, dove ci sono situazioni di pericolosità che non ci permettono di pensare se non altro che all'abbattimento di quello spazio. Ora c'è nuovamente il ministro Franceschini, che insomma un mezzo impegno col sindaco lo aveva preso. Io credo che la logica voglia che quello spazio diventi una grande e bella piazza e sicuramente non un rudere cadente che non c'entra nulla con lo sviluppo di quell'area della città. Andiamo a sentire una telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno, Bruno qua. Prego. Pronto? Prego. Pronto, buongiorno Bruno. Prego. Ecco, assessore, dunque, al di là della propaganda politica, che se giusto ognuno la fa, no? Quindi lei le ha detto che bisogna fare un confronto tra le amministrazioni di centrodestra e di centrosinistra, quel che ha fatto il centrosinistra, quel che ha fatto il centrodestra. Al di là dei buoni propositi che mi metto senz'altro a carico del centrosinistra e del centrodestra, perché tutte le amministrazioni cercano di fare il bene della città, però il punto di caduta è che siamo a remendo.
sia il centro-destra sia il centro-sinistra che ha portato Trieste in queste situazioni: disoccupazione, case ATAR, anziani, sanità, eccetera. Quindi vuol dire che qualcosa non va a funzionare. Ecco, quindi tanto per fare. Dopo, una parola sulla burocrazia. Inutile buttare la palla in tribuna. La burocrazia delle leggi dello Stato. Tanto è vero che adesso si vuole riformare la burocrazia, ma in sede nazionale. Quindi noi abbiamo 1,5 milioni, 3 milioni di leggi e un popolo che ha più tante leggi quanto si è più predisposto a non osservarle. Quindi noi abbiamo anche una legge di vieto di sputare per terra. Quindi questo. Dopo, per quel che riguarda la propaganda qua, no? Adesso che abbiamo i placati, no? Addirittura torniamo all'epoca di Berlusconi, 5x7, il presidente operaio, Russo là, no? Centri di ascolto, ma i centri di ascolto della cittadinanza, delle circoscrizioni, cosa volete voi costruire nel vostro rione? Che attui quelle domande che le circoscrizioni ripiene di desideri, marciapie, alberi, quel quell'altro che non viene fatto. Quindi lasciamo stare queste robe qua, mi capisco, ognuno tirerà col suo mulino. Dopo, per quel che riguarda le vaccinazioni, grazie, le vaccinazioni Bruno. Si mandano delle multinazionali, perché noi non abbiamo un'industria, noi abbiamo più l'industria chimica, l'industria agroalimentare, eccetera, e le multinazionali che fa questo vaccino le pepite d'oro e le vendi a chi, siccome che è mercato libero e che abbiamo fatto una guerra mondiale per dare al mercato libero, le che vendi a chi che dà più soldi. Grazie, grazie, grazie. Grazie Bruno, come sempre oltre il tempo, Massimo. Assessore, prego. Eccoci, ma Bruno è un tutorial, è difficile stargli dietro, però su qualcosa ha ragione. No, non ha capito, ma... però. No, non commento il contenuto, commento la forma. Semplicemente abbiamo messo un orologio apposta, ma non fa niente, insomma, prego, dai. Non ci perdiamo un bicchiere d'acqua. Un paio di risposte per non essere lungo come signor Bruno. Siamo a Remengo, sì. E la burocrazia sì, è stata fatta da una pessima gestione del nostro paese, è vero, ma non è l'amministrazione comunale a poterci mettere becco, come non è l'amministrazione comunale a metterci becco su ATER sanità, perché bisogna ricordare che ogni dun fa il suo, cioè se vado a prendere una pizza non posso dire che il pizzaiolo non è bravo perché il ristorante vicino ha cucinato male il pesce, sono due cose diverse, per cui fatto salvo questa separazione di responsabilità, ognuno risponde per quello che fa. E allora io dico, caro signor Bruno, ma se è possibile, parlo in triestino come fa lui, se è possibile che non sia una persona che capisce niente delle politiche e delle amministrazioni in questo paese, perché chi governa il centrodestra, il centrosinistra, i 5 Stelle o altro, c'è sempre qualcosa che ne porta a remengo. Allora forse non è proprio tutta colpa della classe politica, forse è colpa di chi all'interno delle amministrazioni prende 3, 4, 5 volte tanto lo stipendio dell'assessore o del sindaco o del presidente di regione, quindi dovrebbe correre 5, 6 volte tanto quanto corre lui, e magari invece è proprio quello che frena perché è il burocrate di turno, perché a volte la forma è più importante della sostanza. Ma signor Bruno, la venga a passare una giornata con me, che così la vedi come la cambia idea, perché poi si rende conto alle riunioni che faccio io quando poi impazzisco, perché le cose logiche non hanno poi rispondenza dalle cose tecniche e spesso mi arrabbio. Io presto porterò una delibera su una sciocchezzuola e ne riparleremo, ma alla prossima volta sveglia Trieste, probabilmente questa piccola delibera che porterò al più presto per una semplice transazione, per una servitù di passaggio. Poi vi racconterò la storia della servitù di passaggio, di quante ore per 30 metri quadri di terreno non asfaltato noi abbiamo perso. Vi racconterò di cosa hanno detto gli uffici tecnici, vi racconterò delle riunioni che ho dovuto convocare per venirne fuori, perché alla fine c'è una visione diversa. Io cerco di portare avanti quella che è l'esigenza del cittadino, che è l'esigenza del comune. Spesso invece una parte di tecnici burocrati pensano che l'esigenza del comune sia diversa da quella del cittadino e prendono strade diverse. Non è così. Fortunatamente poi, diciamolo, ci sono invece tantissimi dirigenti che lavorano
con, tra virgolette, amore per la propria occupazione, orgogliosi di lavorare per il Comune di Trieste, ma non solo i dirigenti, anche tantissimi dipendenti. In primis, io ricordo, io ho delle persone effettivamente straordinarie che operano con me, dalla mia collaboratrice che è Daniela Camerino, fino, non so, ad esempio al dottor Leonardi, con cui mi rapporto quotidianamente per ore e ore e cerchiamo di venirne fuori e risolvere i problemi. E a volte si risolvono, però a volte c'è qualcosa che non va in questo paese e sicuramente non sarà né Giorgi né un esponente di centro-sinistra a riuscire a mettere mano. Cosa ci vorrebbe? No, non lo so, però cambiare, azzerare, dovremmo azzerare e riscrivere, certo che diventa dura. Però una cosa ha detto giustamente Bruno, ha citato l'ultimo presidente del Consiglio scelto dai cittadini che si chiama Silvio Berlusconi. Da lì in poi, anche questa è un'anomalia tutta italiana, i cittadini non hanno più scelto, hanno scelto le banche, i poteri forti, burocrazie, presidenti della Repubblica, ma non i cittadini. Leggo delle mail velocemente. Buongiorno, sono andata a passeggiare sulla pista ciclabile Cotture, guardando la cartina di tutto il percorso posta sul muro mi sono accorta che non si riesce a leggere assolutamente nulla. Penso che, essendo un'importante e interessante informazione per coloro che si apprestano a percorrerla, sarebbe opportuno cambiarla. Ho notato anche che lo stagno dove hanno trovato i tritoni è praticamente quasi senza acqua, ridotto di un terzo. Forse sono stati spostati, grazie delle informazioni, saluti a voi, ci scrive Liliana. Prenda nota, assessore, di questa... Sì, anche se non è di nostra competenza in toto la questione, però sicuramente io credo che la signora fa riferimento alla cartellonistica a San Giacomo, questo magari se ci scrive, credo di sì. Così faccio le dovute segnalazioni. Sentiamo una telefonata, poi vedo già una mail che parla di Roiano, quindi là credo che dovremmo spendere qualche secondo in più. Sentiamo chi è in linea, buongiorno. Buongiorno, sono io? Sì, prego. Buongiorno, mi chiamo Francesca, sarò breve anche perché il telefono si sente proprio piano piano. Ci dica. Ieri mattina sono andata in centro città dal dentista e da praticamente Piazza Garibaldi a Corso Umberto Saba non le dico la quantità della gente senza mascherina. Ho la scusa della sigaretta, ho condiviso tratti di marciapiede con più persone accendendosene una dopo l'altra, o col bicchierino per il caffè ad asporto o senza proprio mascherina, una quantità esagerata. Adesso c'è anche la variante inglese, che è più contagiosa, più virulenta. Come mai non vengono fatte sanzioni? Come mai non viene vietato il fumo di sigaretta, che praticamente la tua scia di fumo di sigaretta va a beccar non so quanta gente, perché si sente proprio l'odore della sigaretta quando cammini. Dal momento che lavoro in ospedale sono vaccinata, mi sono sentita comunque un attimino più tranquilla, però l'effetto è stato osceno. Meno male che dal dentista ci vado una volta al mese, sì, per problemi miei, indifferente, però dovrebbero vietare il fumo di sigaretta per strada. E niente, chiudo il telefono, grazie. Mi ascolto tramite la TV. Grazie a lei, grazie di questa sua testimonianza che ci porta a due argomenti. Il primo, quello dei controlli, assessore. Il secondo è quello di un'ipotetica ordinanza antifumo. Adesso, quando abbiamo parlato con Emanuele Esposito, che viene ospite il venerdì, di una tassa sui cani, è stato detto Tele 4 sponsorizza la tassa sui cani. Non è così, ne abbiamo solo parlato perché era una proposta. Ora che la signora dice bisogna vietare il fumo, ci diranno che Tele 4 sponsorizza una campagna antifumo. Non è così, io voglio mettere le mani avanti su tutte le polemiche sterili che poi possono arrivare. La signora l'aveva detto, una volta Paolo Polidori, vice sindaco di Trieste, lo aveva abbozzato proprio qui dagli schermi Tele 4, quindi la mia domanda è neutra, secondo lei ha senso una ordinanza antifumo in questo periodo pandemico oppure no? Fra parentesi, senza volerla né da un lato sposare né da un lato condannare da parte di Tele 4, prego. E neanche da parte dell'assessore. Lorenzo Giorgi, libero cittadino, dice che una campagna antifumo andrebbe bene a prescindere dalla pandemia, ma perché è una mia visione particolare, sono assolutamente contrario al fumo, mi dà proprio fastidio, ma poi la libertà di ognuno è di fare quel che vuole, no, della propria vita. Ma al di là di questo, sempre lì ci sono tantissimi fumatori che rispettano gli altri e magari si appartano e non
perché io ho visto delle persone davvero che si fanno, come dice la signora, chilometri a piedi fumando su un pacchetto per andare da un ufficio all'altro magari. Per cui la libertà di non avere la mascherina addosso, ma la libertà di che, ragazzi miei, sul serio, se siamo in questa condizione, vuol dire che qualcosa che non quadra c'è, e se una delle regole è quella della mascherina, beh, non è a questo punto giusto che per colpa di una parte però importante di persone che approfittano di qualche scorciatoia magari poi paghino chi invece le regole le rispetta. Allora forse però con chi, con che uomini, perché è facile dire bisognerebbe sanzionarli, certo, bisognerebbe mettere delle persone che iniziano a elevare multe, allora vedete poi che sicuramente la situazione rientra, ma non è nemmeno facile avere questo personale perché ci sono tante altre urgenze. Allora io non so se la legge antifumo o la normativa antifumo può essere applicabile, secondo me può essere una soluzione almeno temporanea per andare a colpire chi in qualche maniera non rispetta gli altri. Il problema è sempre quello, non rispettare la salute degli altri. Okay. Allora, leggo, buongiorno, noi abitanti di via Moreri, Bacchino e Montorsino abbiamo da 4 anni sotto le finestre lo spettacolo indecoroso della caserma. È finita la mail? È finita la mail, il mio silenzio era eloquente, assessore. Hanno ragione, io sono andato in via Moreri, conosco bene la zona, e effettivamente probabilmente i signori preferivano continuare ad avere il filo spinato. Preferivano continuare ad avere una caserma che era utilizzata ben poco, anche perché la Polizia Stradale, vi ricordate, la sede ora è a Palmanova, ed era rimasto così l'appartamento per alcuni dirigenti, preferivano avere un'area chiusa invece che pensare di avere quello che io ho sentito parlare di per la prima volta di quando andavo all'asilo in Vicolo San Fortunato, quindi qualche mese fa, come si vede, scuola materna di Vicolo San Fortunato, scusate, di Vicolo San Fortunato, perdo colpi, la scuola materna di Vicolo delle Rose, perché oggettivamente si iniziò a parlare della piazza al posto dell'area ex Zuccolin, dove adesso ci sono quelle case che vengono numerate con i primi numeri civici di via Moreri. Allora è inutile che ripercorro la strada che mi ha portato ad appoggiare un piccone nel 1997 in campagna elettorale, che è una cosa che non è brutta, è la campagna elettorale. Io sento sempre che tutti parlano di campagna elettorale. La campagna elettorale inizia il primo giorno in cui viene eletto e finisce il giorno in cui ci sono le elezioni 5 anni dopo. Chiusa questa parentesi, appoggiare un piccone per dire che prima o poi quel muro doveva andare giù, venne portato poi all'interno della caserma per essere riconosciuto, non avevo fatto nulla di particolare. A me piace ricordare che a volte per fare un'opera del genere ci sono delle problematiche, ma i signori che abitano in via Moreri, in via Villande Bacchino, in via Montorsino sanno che per fare quella benedetta piazza, i cui lavori partiranno a breve perché sono stati appaltati al termine di una storia che non va molto lontano dalla normale burocrazia, perché parliamo di un'area demaniale. Oggi si parla di Villa Necker, no? Vedo che correttamente il senatore Roy ci ha fatto un appello al ministro perché liberi in qualche maniera la villa e possa darla al comune, che è già pronta per gestirla. E lì è uguale, perché quando assieme all'assessore Giorgio Rossi, ero giovane presidente di circoscrizione, Giorgio Rossi, giovane assessore ai lavori pubblici nel 2001, andammo all'interno della caserma della Polizia Stradale, venimmo insomma quasi così, non dico cacciati fuori, ma insomma mancava poco, no? Per cui il passaggio per arrivare a quella che sarà la nuova piazza passa attraverso un'attenta discussione con Roma, con il Ministero dell'Interno, e fu grazie proprio al governo Berlusconi che riuscimmo a convincere il Ministero a spostarsi, ma per spostarsi bisognava realizzare una nuova caserma. E quindi abbiamo realizzato la nuova caserma. Bisognava trovare i soldi, e i soldi li abbiamo avuti grazie al governo di centrodestra, piaccia o meno, questi sono dati oggettivi, regionale, con il TRUST. Il TRUST è il famoso piano di riqualificazione a cui abbiamo fatto le rive di Trieste, per dire uno dei tanti lavori. Siamo arrivati all'abbattimento, ma facciamo due pensieri. Perché è rimasta ferma la caserma per tanto tempo? Perché oggettivamente ci volevano
delle tempistiche certe. Loro non si spostavano finché la nuova caserma di San Sabba non era pronta. Fatto il trasferimento, siamo andati in progettazione. L'amministrazione precedente, ahimè, ha fatto un piccolo errore, non aveva considerato una differenza di quota fra l'inizio di via Moreri e quella che era la piazza, per cui a un certo punto ci trovavamo con i parcheggi e sopra con il patoc che scorre appunto da via Moreri e che attraversa perfettamente l'area della polizia stradale, che si trovava praticamente in quota. Quindi secondo l'amministrazione Cosolini il patoc, che è storico perché per i roianesi è un punto di riferimento, viaggiava in mezzo all'aria a 2 metri d'altezza, quindi modifiche ulteriori per riportare a 140 i posti, perché inizialmente l'amministrazione di piazza ne prevedeva 300 e passa, e l'amministrazione Cosolini ha reputato di portarli a 70. Errore gravissimo. Chi non conosce Roiano evidentemente poteva pensare che i problemi di parcheggio fossero risolti, come rispose l'assessore D'Apretto, assessore ai lavori pubblici dell'amministrazione Cosolini, a Lorenzo Giorgi, capogruppo del PDL in consiglio comunale. Beh, evidentemente c'erano visioni diverse. Poi cosa è successo? È successo che ho avuto la fortuna di essere quello che ha sottoscritto l'acquisizione della polizia stradale, quindi ho avuto questo onore di firmare questo documento, calcolando che io ho iniziato a fare amministrazione proprio a 20 anni per cercare di liberare quello spazio in difesa del ricreatorio Brunner. Allora abbiamo poi proceduto con gli abbattimenti. Qualcuno dice: ecco, i GAB tu 3 anni fa, Pompa Magna, Banda, eccetera, eccetera, e poi tutto fermo. E certo, perché c'erano delle tempistiche. Se noi non abbattevamo la polizia stradale entro date certe, perdevamo il finanziamento. Dopodiché ci siamo resi conto di un altro errore fatto dai nostri predecessori: la mancata sdemanializzazione della parte centrale della caserma. Perché? Perché lo abbiamo detto prima, sotto la caserma scorre il patoc. Tutto quello in Italia che si trova sotto un corso d'acqua, al di sopra, di un corso d'acqua, e demanio delle acque. Pare incredibile, no? Ma noi abbiamo delle problematiche enormi anche su proprietà private che dobbiamo sdemanializzare perché magari costruite sopra il passaggio di un corso d'acqua. Beh, insomma, ci siamo riusciti correndo. E poi iniziano le fasi, bisogna fare gare europee, perché ovviamente i bandi e le gare per importi così elevati hanno delle tempistiche piuttosto grandi. Per cui ci troviamo sicuramente con un anno in più. Noi abbiamo fatto perdere un anno, può dire la persona critica e polemica. Io vi dico invece: abbiamo fatto guadagnare 70 posti auto, e un progetto fatto meglio rispetto a quello che era stato corretto dai nostri predecessori. Ma comunque, chiudendo, perché sono stato il massimo, è da 4 anni che vedono la schifezza che c'è lì, che fra poco diventerà area di cantiere. È già stata utilizzata come area di cantiere per l'ottimo lavoro di rifacimento di Vicolo delle Rose. Io posso dirvi che sono 40 anni che sto dietro a questa cosa, perché, ripeto, da Vicolo delle Rose mi dicevano che la nuova piazza, io ero bambino, che andrò a giocare lì sotto in via Moreri, dove oggi ci sono le case, quelle bianche alte, impattanti sul rione. Allora posso dirvi che oggettivamente le tempistiche di rispetto del finanziamento regionale è in linea con quella che è la normalità di un lavoro di sdemanializzazione, di spostamento di una caserma, di realizzazione di un progetto che alla fine, tra la caserma nuova realizzata, la piazza e altro, va oltre i 15 milioni di euro. Okay. Per cui ancora un po' di pazienza e noi roianesi, seppur io esule da Roiano, potremo avere la piazza promessa da tanti anni. Assessore, si è giocato il bonus, quindi le prossime risposte dovrà essere più breve. Gioco forza. Ecco, e dopo gridiamo al signor Bruno, che quindi la prossima volta potrà parlare di più. Esatto, gli daremo 2 minuti più. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, un carissimo saluto al conduttore e all'ospite. Buongiorno a lei. Una risposta, un'osservazione alle preoccupazioni di alcuni che hanno chiamato oggi riguardo i contagi. Ieri sera alle 20.55, in una famosissima trasmissione quiz della principale rete nazionale pubblica, si tratta di una trasmissione seguita da milioni di spettatori, ci è stato concesso di assistere a un incontro tra il famoso conduttore, il concorrente, che è un cantante, combinazione, e l'intervento a sorpresa di un altrettanto famoso ospite, conosciuto da tutti. A parte che erano tutti e tre senza protezione di mascherina, e questo può conciliarsi con lo spettacolo in se stesso,
però il conduttore si manteneva a circa un metro di distanza, mentre tra il concorrente e l'ospite esisteva un perfetto colloquio a distanza abbastanza ravvicinata, colloquio che è stato arricchito anche da una cantata vera e propria, mentre è ampiamente risaputo che il più potente veicolo di contagio è rappresentato proprio dall'aerosol che viene trasmesso dalla bocca o con grida o con canti o con espirazioni in genere. Sì. Insomma, una cosa molto bizzarra. Concludo, quindi se i grandi media ci danno questo esempio, secondo me i cittadini potrebbero incominciare ad avere dei seri dubbi sull'intero sistema. Se possibile graderei un brevissimo commento del signor Giorgi, grazie e buon lavoro. Grazie, grazie. Che dire, non posso che dare ragione al telespettatore, non ho avuto modo di vedere questa scena, ma spesso e volentieri ci troviamo in situazioni per cui veramente il cittadino non capisce, cioè in TV certe cose vanno avanti come se nulla fosse. Beh. E quindi bisogna sicuramente fare un richiamo, perché purtroppo soprattutto verso i nostri giovani i media spesso e volentieri rappresentano un modello da seguire. Se il modello è quello sbagliato, non si può fare altro che concordare con il telespettatore. Io garantisco, l'assessore Giorgi lo sa, che la distanza fra chi è qui in studio a Tele4 e l'ospite è di circa 5 metri, 4 metri, saranno almeno sicuro, anche 5-6, quindi per cercare di portare oggi, a... Oggi è di più. Oh, vabbè, oggi lei è a casa, io sono in studio da solo, in una stanza di 35 metri quadri, in cui non c'è nessuno, ci sono solo le telecamere, ce ne sono due, quattro che puntano un po' a caso, una fuori, una a me, una all'ospite che non c'è e una pure all'ospite che non c'è, quindi sono abbastanza tranquillo. C'ho la mia FFP2 qua vicino al tavolo e quindi non, insomma, cerchiamo di rispettare tutte le norme. Ecco, vedete, questa è la telecamera che inquadra, quello è lo sfondo di ring, ma ormai solitamente lo usiamo per gli ospiti. Queste sono le sedie degli ospiti che oggi non ci sono in studio, non c'è nessuno e quindi non ci sono pericoli. Comunque sia, al di là di questa buttad per Tele4, hai il telespettatore che richiama anche alle regole del mondo dello spettacolo televisivo, perché poi lo spettacolo dal vivo non si può, e magari qua c'è anche il controsenso, non si può assistere a quello che è il teatro, a quello che è la rappresentazione pubblica di un'opera o quello che è. Poi dall'altro si vedono scene di studi affollati e quindi la sua opinione di controsenso credo che sia molto azzeccata. Allora, assessore, dobbiamo andare in pubblicità, abbiamo anche una telefonata che sentiremo in rientro. Leggo solo una mail di stima di piazza. Buongiorno di Piazza Forever, non lo dico solo io che ho quasi 60 anni, ma anche i miei figli che ne hanno più o meno 30. Buona giornata Marina. Un saluto a Giorgi da un amico da anni, Emanuele Bergamasco, complimenti a lui, il suo lavoro negli anni, per la sua onestà intellettuale, il suo continuo lavoro, sempre con gli stessi principi morali e civici. Ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo tra poco, abbiamo molte mail e le telefonate, ci vediamo tra pochi minuti. Di nuovo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia dell'assessore comunale Lorenzo Giorgi, che è collegato da casa con noi questa mattina. Dunque, andiamo a sentire una telefonata, poi cercheremo di leggere in velocità le 2, 4, 6, 8, 10, 11 mail che sono arrivate. Buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno all'assessore Giorgi, buongiorno. Buongiorno. Allora, giusto per fare un appunto, lei ha detto prima della tassa sui cani. Sì. Io avevo detto quel giorno che era ospite l'addestratore, sì, cioè quelli sì, di salvamento, sì, sì, e che lui aveva detto che si poteva mettere a seconda dell'ISE. Qualcuno ha telefonato, ha detto che la tassa sui cani non c'era mai. Allora, giusto per fare un appunto, io ho pagato la tassa sui miei cani fino al 90, ho ancora le medagliette qui, si vede che poi è subentrato il microchip e allora i cani venivano controllati attraverso il microchip, perché ricordiamoci che oggi Trieste è una città civile e non ci sono cani randagi, ma una volta i cani giravano, non erano randagi ma giravano da soli per città.
Allora, poi un'altra cosa, sì. Io sono una accanita fumatrice, accanita fumatrice, ecco, non ho mai fumato nei locali, ancora prima che venisse fatta la legge, non fumo in casa, però devo essere sincera, ci devono essere più controlli, perché a me proprio il fumo dà fastidio quando passo con la mascherina vicino a un altro che sta fumando, mi entra il fumo nella mascherina e mi disturba, questo mi fa strano proprio, mi disturba in una maniera spaventosa, e dovrebbero esserci più controlli sui furbetti che fumano attraverso in mezzo alla gente, perché come ha detto l'altro giorno il sindaco, uno che va a fumarsi la sigaretta in mezzo a Piazza Unità dove non c'è nessuno è un discorso, uno che cammina in mezzo alla folla fumando, tutti hanno la mascherina e lui fa il furbetto, questo disturba tanto. Grazie. Grazie signora, grazie assessore. Io mi collego, se è già pronta, con la signora Nella, perché sì. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, come va? Bene, lei? Benissimo, sono in zona industriale, così per vedere insomma gli ingressi di questi operai corpulenti, sta roba, sti uomini di una volta che entrano nelle fabbriche circa. Insomma, sono qua, ho visto che là c'è il signor Giorgi. Esatto. Mamma mia, come che il mese invece ha, mamma mia. Mamma mia, che disastro. Cosa femo di lui? Non so, che porta un poco di olio o qualche cosa, signor Giorgi? Se proprio una roba... La senti il tempo? Cosa c'è? La mi rispondi? La mi dici delle robe? Non lo sento. Non la sentiamo, sì, assessore. Ecco, adesso sì. Eccolo qua. Siamo vicini, sono qua, l'aspetto. Signor Giorgi mio, che devo impanare qualcosa, perché qua mi parlo che siamo in deperimento proprio, qua siamo in deperimento. Lei la cavò un attimo di slancio con i che ha messo le lucette in piazza, dopo basta, quasi un disastro. Allora signor Bernardo, che dico, del tempo? Via. Allora, tempo in questi... dopo piove, diluvi, piove, Noelio, corni, robe, disastro. Saranno 4-5 giorni di piova brutta, pazienza. Okay. Se la tenimo, cosa le dici lei? Dovremmo stare un attimo attenti, E cosa potevo fare? Non sai che potevo fare altro? Potevamo influire noi sul tempo? No, ci mancherebbe, no. Giorgi, la puoi fare qualcosa? Ma se stiamo anche cercando di organizzare col tempo, anche col sindaco. Stiamo cercando di mettere le mani avanti anche su qui. Bravo. Ascolta, allora, mi sono qua in una zona, mi sono zona borgo, no? Sì. Mi piace l'idea. Cioè, mi portai l'ortofrutticolo da qualche parte qua vicino al mercato, per favore. È vero. Cioè, perché perciò le zucchette, l'impanato, le robe, mi portai qualche cosa da queste parti che avessi bisogno? Ogni giorno vi inventai una, deve un posto, decide un posto che sia fisso, che sia per me, insomma. Ben. Grazie Nella. Non rispondi. E il Giorgi non rispondi, lo abbiamo perso forse. No, c'è, è un po' timido, credo. Quando si parla di mercato ortofrutticolo, di spostamento, ma soprattutto il mercato coperto, che è uno dei pallini dell'assessore Giorgi, la situazione si infittisce, vero assessore? Ma sì, ma poi sai, parlare con la signora Nella ci si emoziona un po', perché davanti a una bella donna bisogna avere sempre questo attimo di rispetto. Questo riguardo. Poi, scusa, Nella a Borgo che aveva un mercatino settimanale che è fantastico, per cui là te trovi di tutto e di più. Là troviamo tutto quel che vogliamo, però una volta a settimana mi lasciavo bisogno del fisso, insomma, no? Come che avevo bisogno del mio idraulico che sia ogni giorno, così ho bisogno del mio mercato che sia ogni giorno, del mio uomo del mercato, capisci? Boh, insomma, comunque non voglio tenerla là adesso, giorni e giorni a parlare di sta roba qua, caro signor Giorgi. Allora, io adesso andrò avanti perché ho da fare le mie robe, non sai che sono qua tutto il tempo per stare con voi. Go a casa proprio oggi che con sto problema tecnico che mi serve che arrivi l'idraulico, non sai che posso stare qua con voi con tutte le robe che ho da fare. Giusto. Va bene. Le lasciamo alla sua giornata allora, Nella, grazie. Sì, mi raccomando che coro di Rocco! Rocco! Rocco,
lascia stare l'Eleano, Rocco! Rocco! Grazie Anella, grazie, grazie, buona giornata. Allora, dunque, la cortese attenzione, faccio cortese domanda all'assessore in merito alla segnalazione fatta da Luca Salvati in merito alla palestra di via Nicolini, che si trova con molte problematiche in grave degrado con infiltrazioni. Assessore? Chiedo scusa. Allora, palestra ancora in carico all'Ater, proprio perché con l'amministrazione precedente dell'Ater non siamo riusciti a trovare un accordo su come c'è stata o come ce la volevano consegnare, con tutta una serie di problematiche oggettive. Stiamo parlando di Largo Nicolini, l'abbiamo presa, la stiamo comunque utilizzando assieme alla gestione della Tergestina, all'interno c'è il tennis tavolo Trieste, ma ha come il palazzo stesso e come la scuola, l'asilo dell'ultimo piano, delle oggettive problematiche di infiltrazione, ed è una palestra concepita male, è una palestra dove non si può utilizzare la palla, ad esempio, per questo abbiamo deciso di metterci il tennis tavolo e stiamo discutendo ora con il presidente Novacco su come fare degli interventi che in parte dovranno essere in carico dell'Ater, in parte siamo disponibili a metterci noi anche di nostro per far sì che diventi uno spazio che non abbia tutte queste quotidiane problematiche. Ho ancora un paio di mail, poi la telefonata. Buongiorno, si parla di varie date per le elezioni comunali. Quando si voterà? Grazie Patrizia. È più probabile in autunno, è vero assessore? Sì, ad oggi l'assessore regionale Roberti ha indicato la data del 23 maggio, che è quella che dovrebbe diventare ufficiale, ma indubbiamente, visti i problemi di pandemia, pare più logico anche per una questione sia di svolgimento regolare della campagna elettorale, ma pensate la semplice raccolta delle firme per presentare, che difficoltà può avere, è probabile che si possa slittare ad autunno, quindi con un piano vaccinale in uno stato ben più avanzato di oggi, con il fatto che comunque d'estate abbiamo visto che ci sono numeri più bassi per quello che riguarda la pandemia, io spero che insomma lì si possa finalmente andare in quello che è il momento più bello e democratico di un'amministrazione, che è quello delle elezioni, e quindi il giudizio dei cittadini. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sono Franco da Udine Nord. Prego. Volevo dire buongiorno a loro signori triestini e friulani. Allora, gli alpini sono sempre corsi nelle disgrazie, no? E sempre elogiati, ma non gli hanno dato neanche mai una patacca a questi alpini. Possibile, adesso sono stati rivalutati col generale Figliuolo. Speriamo bene. La Lega aveva già ai tempi, 10 anni fa circa, messo un alpino al Parlamento. Quindi, sì. Poi dopo non parliamo di Gentilini. Quindi gli alpini, mettiamoli un po' a vedere cosa sanno fare. Possibile che siano tutti avvocati del popolo? Possibile. E poi un'altra cosa. È demenziale dire che quello che ha ammazzato i vostri due carabinieri lì sia adesso preso in custodia praticamente e gli fanno fare degli esami per vedere se era in ottimo stato, se aveva qualcosa, se no, ma non lo so. Se fosse stato messo ai ferri subito, ma non dico di fucilare la schiena, ma dopo due assassini poteva essere anche lui assassinato, oppure un ergastolo a vita, basta, senza stare adesso. E cosa ci costa questo qui? E le guardie che lo portano di qua e di là, è messo in una cella e gli danno da mangiare perché altrimenti farà causa perché non è stato alimentato bene. Poi un'altra cosa desidero veramente bene, non commentate la mia idea, lasciate che i telespettatori dicano la loro, facciamo un piccolo referendum sulle mie idee. Va bene. Grazie, perché ogni volta che dico qualcosa magari fuori dalle righe c'è sempre l'ospite o conduttore che mi taccia, voce del verbo tacciare. E le mie idee, ma lasciamo un po' che i telespettatori dicano la loro e non rimettere voi a vostro uso e consumo le mie o le altre idee. Grazie. Grazie Franco, va bene. Nessun commento come desidera lei. Vado avanti con scusa Bernardo, l'unica volta che potevo essere d'accordo. quasi d'accordo con il signor Franco,
con il signor Franco possiamo essere su questo caso quasi d'accordo, con delle sfumature, ma quasi d'accordo. Vabbè, lasciamo poi all'opinione degli altri telespettatori il giudizio, se vogliono entrare in merito al discorso di Meran o dell'Alpino, eccetera. Dunque, del personale dei supermercati, ipermercati non ha mai parlato nessuno, per i vaccini sempre presenti da inizio pandemia, ci scrive un telespettatore, effettivamente chi ha lavorato sempre anche in questa categoria. Sempre sullo sport, campi multisport all'aperto, e qui invito a vedere oltre confine quando si inizieranno a fare, spazi esistono. C'era, mi pare, no, la possibilità di concedere alla società gli spazi esterni per le pratiche sportive. C'è. Sì, allora, beh, io penso che i campi multisport diventino una possibilità di recupero di alcuni spazi, facendo più attività, forse più adatti a un'attività di promozione sportiva che agonistica. Indubbiamente è un'idea non sbagliata, ne discutevo ieri con un presidente di società che è venuto a proporci l'idea di fare un campo multisport, che adesso cercheremo di andare a sviluppare, piccolo campo, però può essere un primo segno, indubbiamente. A San Giovanni, con la palestra? A San Giovanni intanto adesso sembrano cose piccole, ma andremo a concedere uno spazio alla Pallanuoto Trieste per fare attività all'aperto. Voi sapete che oggi palestre, piscine, con le grosse limitazioni, le chiusure impediscono ai nostri ragazzi di fare attività sportiva. La ci stiamo inventando da una parte sul verde pubblico e sui giardini, ma anche il patrimonio non resta fermo, e sembra così una zona un po' così strana, ma una parte del parcheggio, del lastrico solare del parcheggio di San Giovanni, verrà utilizzata proprio per fare attività sportiva. Lì poi c'è la benedetta palestra che ha continuità amministrativa nella progettazione, perché abbiamo già rifinanziato il prossimo lotto, che vedrà la luce due palestre al suo interno, che è in discreta fase perché abbiamo completato tutto quello che riguarda la parte ovviamente esterna, ma anche quella del tetto, tra l'altro molto bello, in legno, e ovviamente si scontra a volte con quelle che sono forse idee a monte che andavano sviluppate forse un po' meglio, ma che oggettivamente oggi porteranno che il rione di San Giovanni, oltre il campo storico del San Giovanni, sempre splendidamente guidato da Spartaco Ventura, e la piscina, anche lì una storia che sembrava infinita ma che poi insomma in qualche maniera è andata a buon fine, e quella nuova palestra rappresentano un altro polo sportivo d'eccellenza. Ma a me piace ricordare nel 2011, nel 2009, quando ho portato la Commissione Europea giudicatrice, ero presidente del Comitato per Trieste Città Europea dello Sport 2011, noi arrivammo primi battendo la concorrenza di altre 8 città europee, e la Commissione restò estasiata nel fatto che anche nei singoli rioni c'erano concentrazioni di impianti sportivi. Proprio a San Giovanni c'era la piscina, ma c'era lo spazio di Guardiella, anche il bocciodromo, che a volte viene dimenticato, è un punto sociale e sportivo magari per le persone più anziane, che dimostra quanto e con che attenzione si è sviluppato questo settore nella nostra città. Andiamo a sentire un'altra telefonata. Assessore, in 10 minuti mi darà però una notizia su qualcosa, no? Nei prossimi 10 minuti, qualcosina di, non so, una novità su Carciotti, un qualcosa su... Che dice? Vabbè, ci pensi? E dopo 10 minuti, penso. Dai, che dopo chiudiamo. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono in linea. Sì, prego. Grazie, buongiorno, sono Oscar. Buongiorno, Bernardo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Oscar. Allora, io sento pianissimo, parlo sperando che... Sì, la sentiamo, noi la sentiamo forte, prego. Bene, allora, niente, volevo chiedere informazioni all'assessore riguardo il posteggio di strada di Fiume. Secondo le ultime, da quanto ho visto, una quindicina di giorni fa c'è stato un geologo che ha fatto dei sondaggi per verificare la drenabilità del terreno, ha fatto 4 buchi, e poi sicuramente avrà fatto anche una relazione, tant'è che venerdì scorso sono venuti a fare la pulizia di tutte le sterpaglie, diciamo, nella zona, sul sito dove che dovrebbe venire costruito e messo in opera questo benedetto parcheggio. Ecco, le ultime novità, assessore, quali sono? Questo è un preambolo al fatto che si sta per fare qualcosa, o siamo ancora
così diciamo in alto mare, anche perché il progetto è stato pubblicato sull'adduttorio, ma poi ho sentito che l'assessore Lodi aveva detto che quello lì era un progetto di massima, non era un progetto definitivo, anche se allora io di leggi non ne capisco niente, però insomma se un progetto viene, credo, presentato e poi avallato all'unanimità come è stato fatto alla giunta comunale, dovrebbe essere messo in atto. Penso. La ringrazio e le auguro buona giornata. Grazie Oscar. Assessore Giorgi. Sì, l'elefante sta per partorire, no? Il topolino, nel senso che è una cosa che discutiamo da anni e beh, vedo che Oscar che sta lì e quindi ha già controllato che siamo passati con il taglio delle sterpaglie, il taglio dell'erba per iniziare a preparare quella che sarà un'area di cantiere che vedrà sicuramente la luce io spero in primavera, se non i primi mesi dell'estate, perché queste sono le ultime notizie che abbiamo da parte dei tecnici che hanno fatto tutte le verifiche, appunto, come ha ben ricordato Oscar, ma vi fa capire quanto a volte sia così complicato, no? Perché di questo me ne sono iniziato ad occupare nel 2009 come Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici. Siamo arrivati oggi ad un punto dove, con un progetto secondo me fatto anche bene, diamo un servizio agli abitanti di quella zona. Però per dare questo servizio, lasciamo perdere i 10 anni di storia, ma sostanzialmente 2 anni, perché poi quando vai e parti con un'idea ti rendi conto che c'è un salto di quota, ti rendi conto che devi guardare la drenabilità, come diceva giustamente Oscar, ti rendi conto che non puoi fare delle piazzole perché i muri di sostegno costerebbero troppo e quindi ti vai a incastrare in quelle che sono i rilievi tecnici rispetto alla volontà politica. Dovremmo esserci, però Oscar, incrociamo le dita e tocchiamo ferro, nel senso che più volte eravamo nel punto che stavamo per esserci, ma poi arrivava sempre la problematica. Una di quelle che ci ha bloccato un po' di tempo è stato scoprire che una piccola parte non era stata ancora sdemanializzata. Sta parola sdemanializzazione quanto torna spesso nella mattinata di oggi. E questo vuol dire che abbiamo perso mesi per chiedere poi al demanio di togliere appunto la sua lunga mano ed ombra, che non è una cosa cattiva perché il demanio è importante, però su quella che era un'area che doveva essere restituita ai cittadini. Leggo ancora. Direi che ci siamo. Leggo ancora una mail, certo che se dovessimo misurare la civiltà dei triestini dalle deiezioni canine che si vedono in città e in periferia ogni giorno, la cosa si farà dura. Questo ci scrive un telespettatore. Sentiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Sì. Prego. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, ci dica. Senta, io vorrei parlare a proposito dei migranti e delle posizioni che hanno le donne della sinistra. Perché hanno delle idee tutte particolari. Vogliono far venire i migranti qua e questi qua vengono da soli. Praticamente loro dovrebbero, secondo loro, integrarsi in questa nostra civiltà. Però con chi dovrebbero far famiglia? Con le donne nostrane? Allora le donne nostrane dovrebbero adeguarsi alle loro così bizzarre abitudini di mettere le donne sotto un burca. E quindi non so a che titolo si voleranno le signore della sinistra a sposare questi signori che vengono dall'Afghanistan, dal Pakistan e cose varie, no? E quindi è un problema che non so, sono un po' ipocrita secondo me. E poi un'altra cosa. Sì. Una cosa che non so se dà fastidio solo a me, ma esula da questo discorso. E voi prendete oggi, senz'altro siete una bella trasmissione, una bella rete, però. C'è una pubblicità che ci mantella già da almeno 15 anni, credo, e che indica praticamente che una giovane ragazza, per avere un gioiellino deve ingraziarsi di un signore accompato con gli anni e ogni sorrisetto arriva un anellino. Non so se questo è un bel messaggio per le ragazze nostrane o non so, okay. Se è giusto così va bene, io faccio solo una velata critica, va bene. Se si può.
Attendo una vostra spiegazione. Okay. So che il signore paga per fare questa pubblicità e voi dovete chiaramente accettare. Grazie, devo dire onestamente che sul discorso pubblicitario so poco perché non me ne occupo, però ho capito a quale pubblicità si riferisce. Non so se viola un contratto etico l'immagine che lei ha interpretato. Come ha detto lei, c'è un inserzionista che paga per fare pubblicità. E mi permetta, Giorgi, ben venga anche, perché poi la TV privata si sostiene grazie all'intervento del privato che intende pubblicizzare il proprio prodotto o servizio attraverso la nostra rete. Se poi ci sono discrepanze rispetto alla rappresentazione della realtà commisurata all'attualità, non me la sento di giudicare io. Comunque lo faccio presente a chi poi si occupa di questo. Abbiamo poco tempo, Assessore, mi dà questa notizia? Qualcosa di nuovo? No, io posso dirti, la notizia è il 15 marzo, grande inaugurazione dell'Urban Center, quasi 5 milioni di euro di investimento, portiamo Trieste ad essere la prima città ad avere come pubblico uno spazio di sviluppo per le nuove aziende, quindi per le start-up, e quindi credo che sarà un momento importante per la città. Posso dirvi che giovedì, e ci vediamo, presenterò quella che è la stagione estiva, incrociando le dita che possa essere una stagione estiva quasi normale, con tutte le limitazioni che potranno esserci, e quindi parleremo al Pedocina alle 11, quindi aspetto Telequattro, tutti gli amici, per vedere quelle che sono le novità e anche per quelli che sono i piccoli investimenti, piccoli ma importanti, che facciamo per aiutare la balneazione degli amici con diverse abilità. Posso dirvi che la delibera palestra è pronta ad andare in commissione, così come posso dirvi che con il sindaco nei giorni scorsi abbiamo fatto due importanti sopralluoghi per quello che riguarda mercato ittico e mercato ortofrutticolo, che vogliamo inserire nelle immediate vicinanze del canale navigabile, per dare risposte da una parte all'autorità portuale e dall'altra a quella che può essere un'ipotesi di investitori che arrivino da fuori Trieste per quello che riguarda il mercato ortofrutticolo, che avevamo parlato, ma poi la pandemia ovviamente ha rallentato un po' le acque. Certo non sono notizie, no, vabbè, degli da spunti. Apertura, però è qualche spunto. Cacciotti, continuiamo l'opera di agenzia immobiliare, per cui anche la scorsa settimana ho accompagnato una persona, ma poi credo che ci vediamo noi per fare una sorpresa comunque ai triestini un po' più tardi, per scoprire un altro spazio che sta destando interesse da parte di investitori italiani, ma di fuori città, e che l'ex mensa del Kerna, ma che penso che poi la presenterai con un servizio particolare ai cittadini. Il resto è la quotidianità che porta, che ora fra un po' ci salutiamo, e mi porterà alla fine della giornata, avendo fatto diverse discussioni e cercando di provare a portare qualcosa a casa per la nostra città. Poi ogni tanto vengono fuori anche delle cose belle, spesso e volentieri risultati, però sono risultati che non si vanno in qualche maniera, non sono da notizia. La notizia è invece che si riesce a fare qualcosa per la nostra città, quella può essere una notizia. Ci scrivono: i bagni del mercato coperto sono indecenti. Concordo, ahimè lì io purtroppo non ho più quella delega, perché voi sapete il mio innamoramento del mercato coperto. Tornerò e lo dirò per finché vivo, che se oggi non ci sono più i colombi è grazie all'assessore Giorgi, che non li ha occupati, ma semplicemente ha trovato come evitare che nidifichino dopo 40 anni di questo problema. Sui bagni noi eravamo intervenuti, abbiamo dovuto installare dei bagni che sono quelli delle carceri, perché si portavano via perfino i lavabi che venivano staccati, e qui è vero che sono spesso sporchi. Noi abbiamo una ditta di pulizia che lavora, forse un po' di richiamo più che all'amministrazione, al comune e al senso civico di qualche concittadino che spesso e volentieri non si ricorda che quello non è uno spazio privato, ma uno spazio che poi deve essere utilizzato anche dagli altri. Stessa cosa per le deiezioni canine. Assessore, chi sono gli interessati a Palazzo Carciotti che lei sta incontrando?
Allora, parliamo di nazionalità? Non lo so, che tipo di imprenditore, che tipo di... cioè... Allora, gli imprenditori principali fanno riferimento comunque a o investitori immobiliari o direttamente gestori di catene alberghiere, per cui abbiamo due gruppi austriaci, abbiamo, ma è uscito anche sul giornale, abbiamo avuto il contatto con un grosso imprenditore sloveno e ora sto attendendo la prossima settimana la visita di una delegazione austriaca che arriva tramite un intermediario italiano, però sono tutte persone interessate soprattutto alla svolta, e quello forse è passato in sordina, ma guardate che la mia decisione, che poi verrà ratificata insieme al bilancio dal Consiglio Comunale, di far diventare anche possibilità di concessione a lungo termine, piuttosto che rent to buy, piuttosto che concessione di spazi comunali per 50 anni o più, in modo che possano essere, su cui si possa investire e non acquistarli, ha dato una svolta, e credo che sia una svolta che vedo che altri comuni d'Italia stanno iniziando a seguire. Assessore, grazie per questa mattinata in nostra compagnia, noi ci sentiamo poi per un sopralluogo che vedremo più tardi, buona giornata e buon lavoro. È sempre un piacere, un saluto a tutti gli amici di Tele4, ai telespettatori, a tutta la redazione. Ciao, buona giornata. Grazie all'assessore Giorgi, noi ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, la trasmissione continua fino alle 10. Di nuovo in diretta con Sveglia Trieste, 9-2 minuti, leggo le mail che sono rimaste, mi dispiace non essere riuscito a leggerle tutte, ma la trasmissione fra telefonate e tutto il resto molte volte deve sacrificare qualcosa. Anzi, sentiamo una telefonata, poi andremo a leggere le mail, per quanto possa essere di utilità leggerle senza l'apporto dell'assessore Giorgi quest'oggi che era nostro ospite. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Forse ha messo giù. Allora, buongiorno, è stata rifatta la zona stazione dei treni, bella e nuova per gli immigrati. Vediamo di fare lo stesso al posto della sala Tripkovic. Grazie, ci scrive una telespettatore. Buongiorno, so che la domanda non c'entra con l'ospite, ma ieri parlavate della costruzione della rotonda di via dell'Istria, condivisibile o meno, ma non ci ricordiamo che in via Costelunga è appena morta una povera ragazza, non sarebbe più logico dare la precedenza a questo incrocio? Grazie per l'attenzione, Cinzia. Ha ragione la signora, perché se ne parla anche da tanto tempo, la rotonda di incrocio via Costalunga, via della Pace, delle 4, lo ricordo perché ero io sul posto diversi anni fa, dove ci sono stati altri incidenti, dove la richiesta di diversi residenti si era fatta forte proprio per istituire lì una rotonda. Quello che era il presidente della settima circoscrizione, Francesco Bettio, si era speso proprio per questa opera, allora torneremo anche su questo. Grazie alla circoscrizione e anche all'assessore Lodi, vedremo se ci saranno le fattibilità di questo progetto. Poi leggo ancora una mail, complimenti per la trasmissione, tanti complimenti all'assessore per il grande lavoro che sta portando avanti. Una sola domanda, quando farete togliere quella schifezza dell'ippopotamo davanti alla piscina coperta? Di questo ne avevamo parlato col sindaco quando era ospite a Sveglia Trieste l'altro giorno, con anche lui la sua non del tutto... il suo non è tutto gradimento dell'opera, ma tant'è, e dopo è stata scelta, è stata collocata. Credo che non ci sia in questo caso uno spiraglio, insomma non ci sia l'intenzione di toglierla, poi sarà diversamente, lo faremo sapere. Qualcuno utilizza i bus, la capienza è bene al di sopra delle percentuali consentite. È inutile nelle ordinanze dare dei suggerimenti a non utilizzare il trasporto pubblico, o si permette o si dispone un divieto. Questo scrive una telespettatrice. Poi, sono Luca, è innegabile che il futuro di Trieste peserà in maniera significativa il modo in cui verrà concepita la riqualificazione del Porto Vecchio. Credo però che il futuro della città dipenda anche, direi soprattutto, dalla capacità della politica locale di fare rete con i territori circostanti. Penso cioè a una sorta di super area metropolitana che coinvolga Gorizia, Monfalcone e Trieste, che attirerebbe numerosi fondi europei dai quali le tre realtà potrebbero ricevere altrettanti benefici in termini di sviluppo sia individuale che collettivo. Invece tocca constatare che ci si sta lasciando sfuggire di mano Gorizia, che ormai opera quasi in esclusiva sinergia con Nova Gorizia, come dimostrano la vittoria congiunta a capitale europea della cultura per il 2025 e altre collaborazioni simili.
ci scrive Luca. Novità sul Palazzo Carciotti, ne abbiamo un po' parlato con l'assessore Giorgi. I bagni nel mercato coperto l'avevo già letta, le tradizioni canine pure, nei campi all'aperto si può fare benissimo attività agonistica, nei tempi passati si giocava all'aperto a basket come al mitico ferroviario, nella costa adriatica vedi Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio eccetera, si fanno tornei all'aperto, ci scrive un telespettatore da casa. Sentiamo una telefonata, buongiorno. No. Buongiorno. Ah, mi sente? Sì, prego. Ah, ecco, io volevo segnalare, ma non sono riuscito, all'assessore Giorgi, volevo dire questo, io avevo due biciclette e andavo in bicicletta alla mountain bike e pure su strada, adesso arrivo a dunque, adesso no, vado a camminare a Basovizza sul circuito, resta un bellissimo percorso, ci sono persone, famiglie e tutto, no? E allora volevo segnalare questo, perché una volta noi avevamo sulle mountain bike, non quelle di strada, si va in strada, non sa, un campanello e le luci. Allora volevo dire, domenica ti arrivavano queste mountain bike in schiena, naturalmente non aspettiamo prima che venga l'incidente, no? Perché naturalmente io cammino e non mi volto a dire chi viene, ti arrivano queste mountain bike, magari due, tre giovani, no? Se ti scosti bene, se no, allora direi di mettere un segnale. Le mountain bike, quando vanno dove ci sono i pedoni, devono dotarsi di un campanello. Perché ho girato tutta l'Europa, le biciclette, quando tu invadi magari inavvertitamente una corsia di biciclette, si campanelli, sì. Anche perché ti avvisano, guarda che arriviamo. Ecco, io volevo, se è possibile, quando arriva un addetto al comune, sì, no, di mettere un cartello, possono andare le mountain bike, per l'amor di Dio, è diritto di tutti, ma devono dotarsi un campanello per segnalare i pedoni che arrivano, perché altrimenti diventa pericoloso. Non aspettiamo l'italiana che arrivi sempre l'incidente, no? Vero. Vero. Premuniamoci prima, mettiamo un piccolo segnale che le mountain bike devono dotarsi di un campanello per segnalare i pedoni che arrivano in schiena. Grazie e complimenti per la trasmissione, grazie. E buona giornata. Grazie, grazie. Quello che lei sottolinea è un aspetto della quotidianità sia del Carso ma anche delle zone cittadine, urbane, che sia il centro città o la periferia, questo non importa, della convivenza fra pedoni e ciclisti, soprattutto nelle aree pedonali, faccio l'esempio di via Trento, dove hanno istituito poi una differenziazione fra pedonale e ciclabile, o anche lungo le rive, dove sappiamo che nel lato del lungomare, cioè le rive, non lato Piazza Unità, ma il lato di fronte, quello prospiciente al mare, il marciapiede è percorribile dai pedoni così come dai ciclisti, e talvolta ci sono problematiche relative a o alla velocità dei ciclisti o non soltanto la pericolosità ma anche l'ingombro che questi possono creare. E quanto lei ha sottolineato, noi in questa trasmissione lo abbiamo sentito più volte, in questo caso vedremo con gli assessori di competenza se è possibile o creare dei percorsi, come ho citato in via Trento, che possono essere differenziati e permettere una maggior convivenza fra le parti, tanto fa, riprendo quanto ha detto il telespettatore un attimo fa, tanto è a capo del singolo pedone o ciclista che sia a comportarsi in maniera idonea alla convivenza fra le parti. Il ciclista con il campanello e con una velocità moderata in presenza di pedoni, il pedone anche con una condotta, nei limiti di quella che può essere la condotta di un pedone nei confronti di un ciclista, che non crei ostacoli, cioè non cominciare a ballare in mezzo alla strada per evitare che poi un ciclista debba fare slalom. Ripeto, non è una presa di difesa né per l'una né per l'altra categoria, ma è semplicemente un dato di fatto. Mi sa che il campanello è visto come una cosa da bambini, dai professionisti della bici. Buona giornata e grazie per il vostro lavoro, ci scrive Patrizia. Può anche essere così, ma non avrebbe senso non mettere un campanello in una bici, cioè è come non mettere una ruota, cioè una parte importante per un vivere comune
che sia pacifico, perché altrimenti si crea veramente una situazione di tensione e neanche motivo di esistere. Altra telefonata, buongiorno. Prego, buongiorno. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo... Signora, parli pure col telefono, però abbassi il volume del televisore. Si pronta, mi sente? Sì, ci dica, prego. Mi sente? Sì, prego. Mi sente o no? La sento, prego, ci dica. Mi sente? Alla prossima chiudiamo, vi prego, prego. Buongiorno a lei. Buongiorno. Volevo chiedervi che dato che... Da pazienza, ragazzi. Signora, parli pure. Una cosa su da noi. Sì. L'ha messo che controvento, no? Sì. E dato che hanno messo che una navetta, io ogni 20 minuti mi devo aspettare in strada, che con il freddo e con la piova. Allora tutto io bello. Ho telefonato al numero verde. Sì. E gli hanno detto che ci volerà un po' che per fare questo lavoro. Sì. E volevo chiedervi, ieri ho sentito... Che sì. sono aumentati i contagi, è vero? Sì, è vero, sì. È vero, è così, signora. Stanno aumentando i contagi in questo periodo, non so per quale motivo, forse legato al carnevale, forse un po' le belle giornate hanno portato più persone fuori, si sono creati contatti, eccetera. Sta di fatto che i dati statistici giornalieri hanno visto un aumento dei contagi. Capito. Signora, la saluto perché abbiamo la linea un po' sovrapposta e non è così facile con la comunicazione. Lei parlava della navetta di Contovello. Si tratta di una navetta provvisoria che è stata realizzata e organizzata per ovviare ai lavori di strada del Friuli a causa della frana che ha fatto cedere un pezzo importante della carreggiata, e per permettere i lavori hanno chiuso quel tratto, quindi strada del Friuli non è percorribile in maniera continua, tanto più che è stato creato un percorso autobus provvisorio che arriva fino al punto dei lavori e poi torna indietro, e dalla parte opposta, da Contovello, prende i passeggeri e fa il giro andando verso la città. Questo ha creato qualche difficoltà per chi poi invece deve andare dalla parte opposta ma non può attraversare la zona di cantiere e quindi deve fare tutto il giro, motivo per cui una telespettatrice ci ha chiamato anche nei giorni scorsi e abbiamo in agenda un sopralluogo nella zona di strada dei Friuli anche per verificare lo stato di avanzamento del cantiere, che ricordiamo è in parte a capo della regione e in parte per mezzo della protezione civile e in parte opera dei lavori pubblici comunali, perché la protezione civile ha disposto uno stanziamento importante proprio per la manutenzione e il rifacimento di quel tratto stradale, e poi i lavori pubblici del comune sono intervenuti con un'altra somma per quanto riguarda la viabilità, la cartellonistica, eccetera. Conosco in qualche modo, per esserci passato proprio per sopralluogo di lavoro, questa problematica della strada del Friuli che lei signora ha menzionato, e di concerto anche ciò che comporta una modifica alla viabilità dei mezzi del trasporto pubblico locale, che mi rendo conto per chi deve percorrere un tratto in discesa ma parte dall'alto e si trova in mezzo alla zona interdetta, si deve obbliga queste persone a dover fare tutto il giro per sopra, il contrario per chi sotto deve andare sopra e fare il giro per il verso opposto, ecco, diciamo così. Noi ci rifermiamo per la pubblicità, 9:15, ci ritroviamo tra poco anche con i collegamenti esterni con il collega Gianluca Palladina, tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in questo martedì
2 di marzo, abbiamo avuto ospite l'assessore Giorgi questa mattina dalle 7:30 alle 9, noi proseguiamo ora fino alle 10, alle 9:30 la pausa pubblicitaria che poi ci porterà al rientro in diretta con il direttore del Piccolo, Omar Monestier, per il consueto approfondimento delle notizie del quotidiano. Gianluca Paladin oggi si trova in esterna, lo vedo presente assieme alla presidente della sesta circoscrizione, Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle. Gianluca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Bernardo, buongiorno ai telespettatori, grazie della linea, buongiorno a Alessandra Richetti. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, già Bernardo sapeva, no, che noi saremmo venuti a San Giovanni per parlare un po' del rione, come facciamo sempre con la trasmissione Sveglia Trieste, andiamo in giro per i vari rioni a vedere e a sentire anche le problematiche. In realtà con il presidente della circoscrizione dei 5 Stelle, Richetti, siamo qui per parlare dell'edificio alle nostre spalle, no? Il polisportivo in costruzione, ma in questo momento in stallo. Innanzitutto abbiamo raccolto delle segnalazioni che anche lei mi diceva che aveva raccolto di cittadini che avevano posto dei dubbi sulla qualità dell'edificio, sulla sua altezza, ma si ritrova in questa segnalazione? Assolutamente sì. Allora, il discorso in realtà nasce da parecchio tempo fa. Il rione ha sempre richiesto una... il rione è un rione molto vivo, bisogna dire. Quindi c'è gente che lo vive, gente che lo richiede. Gente che chiede degli spazi aggregativi, ci sono una serie di associazioni, di realtà, prima mi chiedevi cos'è quella scritta lì, c'è la bocciofila, c'è il teatro, insomma è un rione vivace. Quello che manca da tempo, che i cittadini chiedevano, era uno spazio aggregativo, un giardino, un posto in cui trovarsi e anche magari fare delle attività. Per esempio, molto semplicemente, abbiamo adesso febbraio passato carnevalizio, sicuramente questo non era il momento di fare carnevale, ma gli anni passati San Giovanni è conosciuta per avere una rispondere molto bene a una realtà di carnevale. Un rione anche molto servito. Sì, sì, è un rione assolutamente molto servito. Quindi la creazione di un edificio che si insinua all'interno del rione stesso, portando via quegli spazi che i San Giovannini desideravano e vedevano come spazi di incontro aggregativi, è stato uno shock. Poi effettivamente l'edificio di per sé si presenta come un cubo che blocca questa l'apertura che c'era, gli spazi. E quindi sì, abbiamo sentito la gente che si è lamentata, ma soprattutto che cercava di capire come mai i lavori si sono interrotti. Io in gennaio ho chiesto all'assessore e agli uffici di venire a raccontarci come stava procedendo, perché i lavori si erano interrotti. Avremo l'onore di averla con noi questo mercoledì in circoscrizione, quindi la seduta è sempre aperta, invito i cittadini che desiderano avere proprio risposto con l'assessore Lodi in sesta circoscrizione, sempre online, sempre, quindi sarà la possibilità sia per i consiglieri di avere di porre le domande, di avere risposte rispetto a quelle che sono le procedere dei lavori. Tenete presente che noi l'altro anno abbiamo esplicitamente richiesto all'assessore, ma anche al sindaco come circoscrizione, venisse avviato un tavolo di concertazione tra le realtà del rione e il comune prima di che venisse avviato qualsiasi tipo di accordo con il CONI o con altri per la gestione
delle palestre, no? Perché proprio come dicevo, c'è questa esigenza di avere degli spazi, sono stati promessi dalle varie giunte, quindi anche il sindaco che è venuto nella nostra circoscrizione ha promesso che avrebbe dato modo di avere degli spazi per il rione, ma adesso prima vengano definite tutte le carte quando è ancora possibile giocare per i cittadini. De Luca, che ci sia avviato questo tavolo di concerto. Dati anche un po' di risposte nell'immediato. Bernardo, hai delle domande? Ma guarda, io intanto approfitto per chiedere ai telespettatori, visto che siamo a San Giovanni, se hanno qualcosa da segnalarci, così poi te le giro, ti giro gli eventuali spunti che ci certo. arrivano via mail o via telefonata, preferibilmente via mail, così manteniamo il collegamento abbastanza fluido. Già che siete, come vediamo dalle immagini, in viale Sanzio o comunque nelle sì. zone limitrofe, se qualcuno ha da mandarci qualche mail su strade, situazioni di degrado, situazioni che, di illuminazione, cose che vanno ma anche cose che non vanno ma anche cose che vanno, le cogliamo e le riportiamo a te così come alla Presidente Ricchetti. Se vi è possibile magari avvicinarvi a quella che è l'area di cantiere della futura palestra, vediamo eventualmente se ci sono dei lavori in corso senza disturbare. Allora, siamo a Cavalletto, ma okay. ce la faremo, più tardi ci sposteremo, così andremo sul cantiere. Io invece ne approfitto, Bernardo, una cosa che può interessare anche i cittadini. So che parliamo di amministrative spesso, no? Quindi urge la domanda al Presidente della circoscrizione di Ricchetti. Sì, sì. In virtù delle amministrative, in virtù anche delle eventuali candidature. Ricchetti, lei è disponibile? È una candidata dei 5 Stelle per una corsa alle amministrative? Allora, beh, insomma, che non è una novità che sia la Elena Danielis che io abbiamo dato la disponibilità per la candidatura. Stiamo lavorando molto a livello di programma insieme alle persone che desiderano, non solo gli attivisti ma anche alle persone che desiderano dare il loro contributo con le associazioni, con le realtà del territorio, di tutta Trieste, e quindi intanto stiamo proseguendo in questa direzione. Io continuo intensamente con i lavori nella circoscrizione, Elena Danielis con i suoi lavori in comune. Quando scioglieranno le riserve? Ammetto che dare... Quando è che scioglierete le riserve, diciamo? Ma direi che questa settimana si andrà proprio a dare una risposta. In continuazione mi chiedo, vabbè, ma non è banale dire di sì. Alessandra Ricchetti sa che quando si parla di amministrative si vota molto spesso la persona. Proprio nel vostro studio era venuta fuori questa possibilità da uno dei cittadini che mi chiedeva ma si candiderebbe. Perché molte volte si valuta la persona, soprattutto alle elezioni locali, no? Sì, sì, sì. E io ammetto che in quel momento ero rimasta molto spiazzata, e la risposta che ho dato è dire di sì in questo momento è veramente uno sprone di coraggio, ci vuole, perché mai come adesso Trieste dovrà affrontare delle battaglie importanti, veramente importanti. Ci troveremo in una situazione in cui tutti i cittadini sono provati, dalle piccole imprese, i giovani che sono costretti a casa, le risorse che sono in diminuzione. Insomma, rispetto al passato, essere sindaco dal 2021, ma diciamo a questo punto quasi il 22, no? Beh, sì. Eh sì, perché se come parlavamo anche sì. prima, no? Il fatto che, per esempio, se slittano queste elezioni, che è molto probabile effettivamente, è lì che immagino che anche i 5 Stelle, ma come tutti gli altri, è lì che si inizierà a stilare un vero programma che darà anche il tempo di lavorare per capire le proposte e i lavori che si vogliono fare. Ma posso dire una cosa? Allora, il programma, sicuramente noi abbiamo il nostro programma, che poi bene o male è un nucleo abbastanza consolidato, ma sono veramente convinta che anche in questo caso il 2021, 2000 e poi ci pone di fronte ad essere molto elastici.
Nel senso che sì, avere un obiettivo legato a una visione completa che vada a pensare a lungo termine, ma saremo costretti a confrontarci con un mondo che prima non c'era. Ok? Dal 2020, diciamo, il mondo è cambiato, le regole sono diverse. Dobbiamo veramente fare un salto, una fatica enorme per vedere il cambiamento e indirizzare le energie in un'altra direzione. Io vedo paesi, non parlo dell'Italia, però vedo altri paesi, Singapore, la Cina, l'Australia, che hanno deciso di cambiare addirittura l'urbanistica delle loro città. E questo perché ci si aspetta, purtroppo, bisogna dirlo, ci si aspetta che episodi di pandemia di questo genere non saranno superate tornando indietro. E quindi siamo dei pionieri, in un nuovo mondo. E i pionieri devono ogni giorno essere elastici e capire quali sono le regole del nuovo mondo. Anche la politica deve mutare in questo senso. Secondo me sì, la politica, le persone, lo vediamo, le aziende, bene o male, se ne stanno accorgendo. Quelli che sono stati in grado di affrontare Gianluca, dovrò andare in pubblicità tra poco. Questa emergenza sanitaria sono stati quelli che sono stati in grado di modificare il loro cambiamento e essere adattivi. A rinnovarsi, quindi. A rinnovarsi. È proprio una prova di evoluzione questa. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, però dopo avremo ancora uno spazio per collegarci magari dal cantiere, così vi far vedere anche un po' l'interno. Bernardo, allora ti ricedo la linea e ci rivediamo dopo il collegamento, immagino. Sì, con il direttore del piccolo. Sì, sì, esatto. Adesso noi andremo in pubblicità, Gianluca, poi ci ritroveremo con te fra indicativamente una decina di minuti, in modo da poter restare sul rione e eventualmente in questi 10 minuti raccogliere anche spunti dai telespettatori, già che siamo nella zona di San Giovanni. Poi ne cercheremo di dare anche un piano, per quanto possibile ovviamente, delle future uscite, in modo da anticipare il tema del rione del giorno dopo e poterci trovare pronti anche alle esigenze dei cittadini. Intanto grazie a te e alla Presidente Ricchetti, ci risentiamo tra poco. Grazie Gianluca, noi andiamo in pubblicità, come detto, ci ritroviamo dopo un paio di minuti di pausa. Ben ritrovati con Sveglia Trieste, siamo collegati con il direttore del quotidiano locale Il Piccolo, Omar Monestier. Direttore, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Consueto approfondimento degli articoli oggi del Piccolo, partendo dalla prima pagina con il titolo di apertura allarme contagi nelle farmacie al via i test rapidi. Notizia importante per l'opera di tracciamento che serve tanto in regione per capire l'andamento dell'epidemia. Ci sono due notizie insieme lì, una buona e una cattiva. Esatto. Quella cattiva la vedremo probabilmente sostanziarsi in corso di giornata, soprattutto dopo che sarà noto il contenuto del nuovo DPCM e poi la regione si muoverà, perché ci sono, come avete detto bene anche voi in altri collegamenti, parti della regione dove il contagio è molto preoccupante. E la notizia buona invece, io mi ostino a vedercela questa parte di notizia positiva, è che finalmente anche le farmacie entrano in questo circuito, certo con molte difficoltà, molti problemi, qualche rallentamento, ma insomma più si allarga la rete delle persone che possono dare una mano al cittadino, meglio è, e quindi insomma un passo positivo almeno l'abbiamo fatto. Poi sempre dalla prima pagina la notizia, probabilmente quella che a livello nazionale ha coperto buona parte dei quotidiani, quella del cambio al vertice del commissario per l'emergenza, salta Arcuri, Draghi sceglie un generale per l'emergenza, le mosse del Premier, lo vediamo poi approfondimento alle pagine 2 e 3 del Piccolo di oggi, con questa nomina di Figliuolo degli Alpini al posto di Arcuri. Diciamo che l'espressione del conduttore già è un commento alla notizia. No, io sono neutro, direttore.
Però, come dire, in Italia ci sono alcune cose che funzionano e che funzionano bene, delle quali dobbiamo essere orgogliosi. Una è la nostra protezione civile, che poi in regione vale ancora di più, vale il doppio rispetto ad altre parti del territorio. E poi il nostro esercito ha compiuto negli anni una grande evoluzione e ci sono pezzi del sistema esercito che sono veramente spettacolari come capacità di reazione, come capacità di essere operativi in Italia e nel mondo. E allora giustamente, credo io, Draghi deve essersi detto nel segreto del suo studiolo, ma perché se abbiamo già questa struttura non la facciamo lavorare sulla più grande pandemia della storia dell'umanità recente, invece di andarci a inventare dei fenomeni bravissimi che disegnano delle bellissime primule, ma poi si incagliano nella gestione della distribuzione dei vaccini. E quindi va da sé che questo è il primo atto del governo Draghi che segna in qualche modo una vera discontinuità con quel che c'era prima. Basterà per far galoppare la campagna vaccinale? Io ancora non lo so. Sono portato a credere di sì, in quanto ex alpino, anzi in quanto alpino perché alpino lo si è Lo si è sempre. sempre, esatto. Sono portato a essere, e mi è scappato un ex così che non volevo, credo che avremo una grande prestazione da parte del nostro esercito. E ce lo si augura un po' tutto il paese. La politica, le mosse, chiedo scusa, la direzione del DEM, il Partito Democratico, dice sì alla vice segretaria Serracchiani nel totto delle candidate. Sempre un altro titolo di politica che leggiamo oggi dalla prima pagina del Piccolo, la battaglia sugli espulsi del Movimento 5 Stelle. Questi sono gli approfondimenti interni a partiti e movimenti a livello nazionale che poi hanno conseguenze, sappiamo, anche a livello locale. Io non scommetterei un penny su nessuna soluzione plausibile in questo momento, perché veramente è tutto in alto mare. Io auguro a Deborah Serracchiani, se è nei suoi desideri, di diventare vice segretario. Però per l'aria che butta dentro il PD non so davvero neanch'io dirle se è una cosa buona o se è una cosa cattiva, visto che oggi su qualche altro giornale ho letto anche che Zingaretti minaccia il congresso per risolvere le questioni correntizie che sono aperte. Quindi chissà se è una buona, lo diciamo anche noi, ma c'è un'intervista, mi pare, sul Corriere in cui dice: basta, mi sono scocciato, adesso se non vi va bene così acceleriamo per il congresso. Quindi è un contesto di grande fibrillazione dove si premiano non i migliori ma i fedeli. E quindi è da capire se per Zingaretti Deborah Serracchiani è sufficientemente fedele per entrare nella sua squadra così a stretto gomito. Per quanto riguarda i 5 Stelle, la situazione è veramente un po' comica e mi fa piacere che facciate vedere il capocomico in questo momento nella foto perché tutto gira intorno a lui. Adesso c'è chi dice: vabbè, dai, gli facciamo dire, ci scusiamo e noi li perdoniamo i dissidenti così possono rientrare. Come va a finire? Credo che avremo a breve un'altra formazione simil 5 Stelle che raccoglierà una parte del partito e questa porzione si ridurrà percentualmente alle prossime elezioni, ai soliti numeri da prefisso, lasciando quel poco che rimane dentro i 5 Stelle, diciamo normali, tra virgolette. Quindi, secondo lei, la chiamiamola cura Conte non può essere sufficiente? Boh, meglio lui di molti altri, forse meglio lui di chiunque altro. Questo però trasformerà il movimento in un partito, che forse poi è una necessità, ma certo non era quello che si immaginavano quando sono partiti qualche anno fa con i loro baffadei. Vero, vero. La cronaca, addio alle gite scolastiche, perso in 2 anni 15 milioni di euro, poi ci sono chiaramente anche le situazioni delle navi, come oggi la fotonotizia del Piccolo, la toccata e fuga della nave orfana dei croceristi, quindi in qualche modo sempre di turismo si parla, il turismo da croceristico e il turismo scolastico, quello delle visite nelle città d'arte o nelle città, comunque punto di interesse per gli studenti, come si approfondisce alle pagine interne oggi del quotidiano. 2 anni senza gite scolastiche, come abbiamo visto dal titolo della prima pagina, persi 15 milioni di euro, alberghi, locali, imprese di trasporto, musei, agenzie di viaggio, attività private di una fetta di mercato. Direttore, situazione Persi un sacco di disastrosa. soldi, questo è vero ed è un lato che ci spiace molto, ma questa è la cosa che mi spiace ancora di più, si è perso quel livello di socialità che è importante per i ragazzi in quell'età e quindi la gita di cui spesso noi genitori veniamo
i lati peggiori, cioè gli estremi, insomma, qualche esplosione di energia, ecco, credo però che sarà un elemento che mancherà molto alle generazioni che stanno soffrendo la pandemia. Quindi sì, c'è il danno economico, ma c'è anche un danno nella crescita relazionale dei nostri ragazzi. Però quella foto lì ci ricorda anche altro, ci ricorda un pezzo di presente e di futuro della città di Trieste, il movimento crocerista che riesce a insediarsi in città senza il vulnus ambientale che c'è per esempio a Venezia. E quel toccata e fuga è anche un grande dolore, perché abbiamo visto che cosa potremmo avere e che cosa probabilmente non avremo ancora per molto tempo. Speriamo che questo tempo non sia poi così molto, ma si accorci. Forse verso la fine dell'estate torneremo a una sorta di normalità. Non so, vediamo il DPCM oggi cosa dice, che cosa farà Federica con la sua ordinanza. Esatto. Capiremo molto di come andranno le cose. Le chiedo un pronostico, direttore, me lo consenta. Secondo lei, se l'ordinanza, cioè l'ordinanza della regione, punterà a distrettualizzare, come chiedono tanti attori riportati anche oggi all'interno del quotidiano locale, i sindaci o anche gli esponenti della Confartigianato, Confindustria regionale, distrettualizzare la mappatura dei colori regione? Sì, io spero di sì che sarà così, ma non sono in grado di fare una previsione. Temo invece che si voglia andare verso una provincializzazione delle aree, che mi dispiacerebbe molto, perché costituisce un pregio e un difetto. Un pregio che si tira dentro un'area più ampia, un difetto che si colpiscono anche zone che non sono particolarmente colpite. Quindi certo, a me piace l'idea del distrettualizzare, come avete detto, cioè di fare aree ampie ma che non costituiscano di per sé tutta la superficie di una provincia. Ricordo ai nostri telespettatori che la provincia di Udine è grandissima, ci sono dal mare alle montagne situazioni completamente diverse le une dalle altre, e poi il problema principale è il polo scolastico più grande che va da sé, è la città capoluogo, quindi Udine. Bene, grazie, grazie al direttore del piccolo Marmonestier, buona giornata e buon lavoro. A voi, a presto. Grazie, grazie direttore per questo collegamento, gli approfondimenti, i commenti sulle notizie di oggi e anche le previsioni poi di quelle che saranno le decisioni della regione dopo i DPCM a livello nazionale, che ricalibrerà le priorità del governo in ottica di contenimento dell'epidemia. E dunque, noi fra poco saremo nuovamente in città, siamo a San Giovanni quest'oggi per il collegamento esterno con Gianluca Paladin. Leggo una mail che poi riporteremo, immagino. Buongiorno, si parla di una zona aggregativa per il rione di San Giovanni, oltre all'ex dipartimento dei tram esiste una zona in zona rotonda del Boschetto dove si trova anche la circoscrizione, un sito composto da un edificio e un giardino antistante. Cosa si può fare lì, signora Ricchetti? Gianluca, non so se mi hai sentito, di nuovo buongiorno a te. Sì, di nuovo buongiorno, stavamo dialogando con una signora che salutiamo. Salve signora, arrivederci. Parlavamo con anche Alessandra Ricchetti delle varie problematiche del rione. Ti rileggo la mail allora. Che non funziona, siamo in realtà... Sì, grazie Bernardo, allora, così diamo lo spunto al della circoscrizione. Ti cito cosa ci scrive un telespettatore. Buongiorno, si parla di una zona aggregativa per il rione di San Giovanni. Oltre all'ex dipartimento dei tram esiste in zona rotonda del Boschetto, dove si trova anche la sede della circoscrizione, un sito composto da un edificio e di un giardino antistante. Cosa si può fare in quel luogo? Da domandare alla Presidente Ricchetti. Va bene, allora le passo la segnalazione. Te la ricordi? Voglia del parte dei cittadini tramite una segnalazione di un posto aggregativo. No, ricordo Bernardo. Okay, perfetto. Di un luogo aggregativo, un giardino. Parliamo per esempio anche della rotonda del Boschetto, dove c'è quello spiazzo verde con gli edifici antistanti. Che cosa si può fare in quella zona? Perché ogni tanto, no, sulla rotonda del Boschetto vengono fuori sempre temi e spunti sia da parte dei cittadini come della politica. Lì c'è anche la sede della circoscrizione. Allora, lì c'è la sede della circoscrizione, mi fa piacere questo tipo di segnalazione perché fra l'altro sottolinea e conferma quello che è stato il nostro lavoro di quasi tutto il mandato, nel senso che per quell'area abbiamo ricevuto subito molte segnalazioni relative al degrado, relative
alla problematica di convivenza tra alcuni gruppi che erano dediti a sostare in quella zona, magari anche bevendo, e la naturale richiesta di avere uno spazio per le famiglie, per le persone che vanno a passeggiare, una viabilità, cioè anche una pedonalizzazione sicura. Lì c'è, come vi parlavo anche prima, parlando di questo luogo qui, c'è una problematica proprio per le persone che vanno camminando, i ragazzi che frequentano le scuole, che utilizzano i mezzi pubblici e poi vanno alle scuole che sono qui sopra in via Caravaggio. Lì c'è la situazione della scuola Codermaz, ma anche la scuola della Fizzi Grego, le famiglie magari utilizzano i mezzi o vengono a piedi, e poi quell'area non ha dei percorsi sicuri, e questo è anche il motivo per cui anche si creano un sacco di problemi al traffico, con congestione di automobili, perché i genitori magari utilizzano la macchina per portare i bambini alla Fizzi Grego. Lì abbiamo fatto un lavoro notevole, nel senso che 2 anni fa abbiamo iniziato a fare un progetto insieme all'Ambiente, in cui abbiamo ascoltato i residenti, tutti gli attori in qualche maniera di interesse della zona, i negozi, anche gli abitanti dei condomini che erano lì, e abbiamo cercato di chiedere loro e raccogliere tutte le indicazioni, presentando un progetto che ha di proposta di recupero del verde, di recupero degli spazi, basato sulle esigenze di tutti, comprese le persone che sostano in quella zona. Quindi, pensando un po' tutto. Ecco, infatti, tra l'altro, prima l'ha citato la Richetti, Bernardo, sì. E lo riprendiamo anche noi il tema, come abbiamo visto anche prima dalle immagini, nello spiazzo che c'è dove gli autobus si fermano, è chiaro che prima un clacson ha suonato, una persona col furgone cercava di passare, ma non si era accorta della presenza dell'autobus che andava nella stessa direzione. Ecco, anche la Richetti ci ha detto, chi in questa zona arriva e magari non la conosce bene, c'è anche il rischio di incidenti, insomma. Ma qui è frequente, sì, l'abbiamo portato più volte. A suo tempo era stato presentato un progetto che prevedeva una rotonda, che poi non è stata mai, sempre stata promessa ma mai poi realizzata, che consentisse, perché ecco, vedete anche in questo momento, no? Arrivano delle macchine che arrivano dalla parte dove c'è di lato alla chiesa, e poi arrivano le macchine su dal Viale Sanzio, Viale Raffaello Sanzio, le macchine di Via San Cilino, cioè non c'è neppure una segnaletica adeguata, che è stata richiesta più volte, no? Che in qualche maniera, se non una piccola rotonda, ma almeno una segnaletica che impedisca poi di affrontare questo incrocio passando per il centro, che è quello che crea notevole confusione tra chi guida È vero. Si allora, vede diciamo com'è. Così, Bernardo, se ci sono altre segnalazioni da parte dei cittadini di San Giovanni, non so se sono arrivate altre mail, no, se no noi possiamo anche far vedere l'interno, non del cantiere in realtà, perché dal cantiere non si può accedere, però andando insieme alla Richetti possiamo fare un viaggio dentro quello che poi diventerà lo spazio dedicato a questo polisportivo, che, come ha detto anche Alessandra Richetti, si attende mercoledì per capire il destino di questo sito. Ma più che altro di sapere quando verranno finiti i lavori, se sono stati richiesti i fondi necessari anche per il completamento all'interno, non solo del contenitore. Cioè, quando abbiamo sentito l'assessore Lodi, a suo tempo, ormai è passato abbastanza tempo, quello che erano state le sue illustrazioni, le sue indicazioni riguardo questo luogo, è che la tranche avrebbe portato al completamento del contenitore e non del contenuto. Un anno fa abbiamo chiesto al sindaco, non solo all'assessore,
perché in questo momento non sarebbe il soggetto che può portare avanti questo problema. Abbiamo chiesto al sindaco, all'assessore competente per lo sport, di avere delle risposte certe su una promessa che era stata fatta, cioè quella di un tavolo di concertazione tra il territorio, le realtà aggregative del territorio e poi chi gestirà tutti questi spazi sportivi. La promessa che era stata fatta anche dal sindaco è che assolutamente il territorio sarebbe stato avrebbe fruito dei spazi dedicati alle attività stesse. È quasi un anno che qui è fermo comunque. Sì, adesso la data precisa non la so, ma sicuramente il tempo è ormai lungo da quando si è fermato. All'inizio si è pensato che il problema fosse il Covid e che quindi i lavori, come in altre parti della città, si fossero interrotti per quel motivo. Ed è per questo che appunto avevo chiesto la presenza dell'assessore, proprio per avere maggiori informazioni riguardo. Ecco, allora, visto che abbiamo una panoramica e mentre Enzo va avanti anche con l'immagine ci fa vedere un po' tutta la zona, noi ci spostiamo esattamente sì, più o meno... aperto, mi piace poco, ma insomma... Infatti, perché da qui poi si vede dove siamo anche noi, il fatto che ci sono gli edifici, no, antistanti, forse i cittadini si potevano lamentare proprio della mancanza di visuale anche, può essere, perché allora, c'è questo parallelepipedo enorme che magari insomma, potrebbe... Questa parete, anche se andiamo a prendere dei grandi muralisti, sarà una parete... così difficile da digerire per i cittadini, perché di fatto è un muro di cemento che blocca completamente la visuale, quindi hai la sensazione anche naturale di una mancanza di respiro, no? Ma proprio ripeto, per le aspettative che San Giovanni aveva, che erano di un'area verde, si parlava prima appunto della rotonda del boschetto, ma anche qui dobbiamo andare a proteggere le poche aree verdi che ci sono ancora e secondo me lasciarle alla popolazione, perché dove vanno le famiglie con i bambini? Cioè, se una delle prime aree verdi che abbiamo è l'ex OPP, che fra l'altro è un'area verde per i bambini dell'azienda sanitaria. Si può fare come nelle case dei Puffi, un murales magari. Lì della rotonda del boschetto, alle problematiche attualmente di avere un'urbanistica con una viabilità molto... ci sono due o tre strade e un piccolo fazzoletto di terra, per cui le persone che richiedevano, le famiglie che richiedevano uno spazio per i bambini, lì non lo vedevano, non si ritrovavano. No? Proprio diceva Bernardo dallo studio però, anche per abbellire, per dare un colpo d'occhio diverso, come un po' in casa dei Puffi si potrebbe fare un murales, così. Non c'è altro, per quello dicevo, cioè non vedo altro che dare la possibilità ai ragazzi di esprimere le loro, e agli artisti ovviamente, artisti, però sì. Almeno a me piacerebbe molto casomai che venissero coinvolti con i vari progetti. Ma la soluzione alternativa era fare un palazzo a vetri, no? I giovani per almeno prendere, come dire... La funzione alternativa poteva essere fare un palazzo a vetri anche, oppure... Adesso? No, ormai... Diciamo di no, quindi... No, adesso non lo no, non ormai vedo non più, dico. Costruire, come fai adesso? Col senno di poi, intendo. No, allora, poi però, poi, sì, no, col senno di poi, ovviamente, ormai non più. Adesso, cioè... C'è una tematica, visto che abbiamo un minuto, forse, un paio di minuti ancora. C'è una tematica che potremmo sviluppare anche qui a San Giovanni. C'è stata tanti episodi, ci sono stati di violenza anche giovanile in giro per la città, no? Come anche vandalismi, addirittura rapine, risse, accoltellamenti. Qui a San Giovanni i cittadini lamentano un problema di sicurezza? È una domanda che faccio proprio innocente, non è assolutamente una provocazione. Chiedono più sicurezza oppure il rione è vissuto in tranquillità? Allora, l'altra settimana sono andata a parlare anche con il questore.
perché a me premeva che ci fosse un rapporto proprio, che si creasse rete tra il questore e la circoscrizione, ma in realtà con tutte le realtà del territorio, con le micro aree. Sono in contatto con i carabinieri che sono qui fra l'altro nelle vicinanze e sono sempre presenti, e quindi io rivolgo anche alla popolazione l'invito a fare le segnalazioni agli organi deputati, quindi ai carabinieri che sono qui, casomai anche attraverso la circoscrizione che ha questo canale diretto con la questura, ma ovviamente loro sono quelli che si occupano delle problematiche. Allora, una situazione relativamente tranquilla. Rispetto a quello che volevo arrivare, la situazione è sicuramente migliorata. C'è un timore però, nel senso che il lockdown e comunque l'emergenza sanitaria ha creato una serie di tensioni che si stanno svolgendo all'interno delle famiglie, e quindi si avverte magari meno la tensione sul territorio, anche se ci sono degli episodi che dimostrano che c'è qualcosa che non sta funzionando. Ma c'è molto più carico a livello familiare, e quindi lì monitorare la situazione nel piccolo, nel nucleo familiare, quello è un lavoro assolutamente a cui prestare attenzione. Le micro aree in questo senso stanno facendo un lavoro di enorme Perso il collegamento? No, ce l'abbiamo. Che venisse allargata, mi dispiace, probabilmente anche la microarea di San Giovanni adesso avrà un tuffo al cuore, perché sarebbe per noi importante venisse inglobato come territorio che viene trattato da questo servizio, dal programma Habitat Microarea, anche la zona di Strada per Longera, no? Che è qui sopra, che ha in cui ci sono dei segnali di criticità. Ed è importante che anche lì ci siano ATER. Gianluca, una mail, te la leggo in velocità se posso. I servizi sociali, la polizia, che possano creare, i carabinieri, una che rete possano creare. In tal senso. C'è una mail che forse facciamo in tempo a rispondere, Richetti. Allora, prego, Bernardo, dimmi pure. Abito a San Giovanni da poco tempo, ho scelto questo quartiere proprio per il verde e la tranquillità della zona. Come correttamente riferiva la Richetti, effettivamente il parco dell'ex ospedale psichiatrico è eccezionale ed offre un polmone verde in città. Ma se mi volto dalla parte opposta vedo un quartiere architettonicamente vecchio, questo forse è il contenuto, è stantio, la piazza occupata dagli autobus con tutti i problemi legati alla viabilità, ne avete parlato prima con un'ipotesi rotonda, un cantiere permanente nel futuro centro sportivo, ci siete all'interno, un campo da calcio blindato con dei muraglioni quasi cascanti, perché non ammodernarci partendo dal rifacimento di marciapiedi o qualche area verde? L'abbiamo parlato praticamente tutto il tempo, però puoi chiudere con questo spunto, hai un minuto. Ho un minuto. Allora, una persona che abita da poco a San Giovanni, gli piace il polmone verde che c'è lì dell'ex ospedale psichiatrico, però poi architettura fatiscente dietro e tutto attorno, marciapiedi da rifare per esempio, ci sono delle varie segnalazioni che hanno posto, questa persona piace il luogo, però c'è il lavoro da fare. Beh, lì è stupendo, lì c'è un lavoro anche di architettura, diciamo, del luogo notevole, perché è stato pensato per un uso di un certo tipo, no? Quindi non dimentichiamoci questo, che lì secondo me andrebbe recuperato il piano originale dell'architetto, che ha visto anche nel verde, in questi viali, tutto un senso notevole. Sì, ci sono delle problematiche legate a degli edifici che andrebbero riqualificati, riutilizzati, e quindi sono assolutamente concorde
che c'è qualcosa assolutamente da fare. Ma qui mi interessa invece che con il piano del interministeriale, che dava la possibilità di avere 15 milioni di euro per la riqualificazione dell'area, mi fa piacere che sia stato individuato il comprensorio dell'ATER che c'è qui sopra. Mi sarebbe piaciuto una visione più ampia che vada a riqualificare e a ridare risposta nuovamente partendo dal territorio, quindi dalle esigenze che ci sono di un ricreatorio, e gli spazi ci sarebbero. E allora noi dobbiamo chiudere, ringraziamo Alessandra Richetti, presidente quinta circoscrizione. Grazie Gianluca.